Buongiorno a tutti, scusate l'inconveniente iniziale, non riuscivo a trovare le presentazioni. Allora, immagino che voi conosciate un pochino, avete già affrontato la tematica degli obiettivi di sostenibilità. Controllo, vediamo se va giù. Sì, ok. Oggi parleremo dell'obiettivo quarto, che è l'obiettivo su una istruzione di qualità. Cosa ho detto? Educazione e istruzione di qualità. Voi sapete che il termine inglese education non si traduce tecnicamente in educazione, perché educazione in italiano ha un'idea un po' più ampia, ma sostanzialmente diciamo la cosa più vicina è un'istruzione di qualità, istruzione e formazione di qualità. Oggi ci concentreremo su quello. Noi come Fondazione Agnelli da 10 anni a questa parte facciamo ricerca sul campo dell'istruzione in Italia, che vuol dire scuola, università e formazione. Vi farò vedere un po' di come funziona la scuola in Italia, eccetera. Tra l'altro voi siete giovani, quindi siete appena usciti relativamente dal sistema scolastico, quindi immagino che sarà interessante anche sentire le vostre opinioni, i vostri ricordi, eccetera. La grande caratteristica interessante degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 rispetto a quella che l'aveva preceduta, che erano gli obiettivi cosiddetti del millennio, sono due. Il primo, che non si tratta più di obiettivi solo per i paesi emergenti. Gli obiettivi del millennio erano combattere l'analfabetismo, ridurre la povertà nei paesi in via di sviluppo, eccetera, eccetera. Gli obiettivi di sostenibilità o SDG riguardano sostanzialmente tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite, sviluppati e non sviluppati, e questo è già un cambiamento, diciamo, epocale nel modo di ragionare delle Nazioni Unite. Seconda cosa, cambiamento altrettanto epocale, è il fatto che vengono utilizzate per la prima volta una serie di indicatori quantitativi. Non si dice dobbiamo ridurre la fame nel mondo o dobbiamo migliorare il livello di qualità, si cercano di identificare sostanzialmente 169 obiettivi più centinaia di indicatori che vengono osservati. Quindi si cerca di ricondurre sostanzialmente la realizzazione degli obiettivi a degli indicatori quantificabili, misurabili. Questo è chiaramente un tema delicato. L'obiezione ovvia è che in questo modo si perdono dei pezzi, cioè ci sono delle cose che noi non sappiamo misurare. Cosa vuol dire istruzione di qualità? Certo, noi possiamo misurare quanto studenti e studentesse hanno imparato, però siamo in grado di capire, per esempio, se si sentono, come dire, più motivati oppure si sentono più parte della classe o magari hanno difficoltà nei rapporti, eccetera, eccetera. Quindi capite che è un concetto, quello della qualità, che è abbastanza sfuggente e non necessariamente riconducibile a misure oggettive. Però il fatto di avere delle misure oggettive è utile perché ti permette, come dire, di tenere sotto controllo determinati fenomeni, un po' come avere il termometro. Il termometro non mi dice qual è la causa della malattia, ma mi dice se la febbre sale o scende. Poi, se io vedo che la febbre sale, a quel punto comincerò a pormi il problema e farò tutti i test necessari per capire da dove qual è la causa che fa salire la febbre, quindi qual è il virus o il batterio che mi sta causando questo tipo di problema. Questo è chiaro, diciamo, dal punto di vista. Quindi due grandi cambiamenti con gli obiettivi di sostenibilità si applicano a tutti i paesi e sono sostanzialmente basati su indicazioni quantitative e quindi per loro natura misurabili. Vediamo perché è importante inserire fra gli obiettivi in cui appunto 147 paesi devono tendere l'istruzione. Perché la premessa dice, va bene, ma perché posso capire la disuguaglianza, posso capire la fame nel mondo, posso capire ovviamente tutto quello che riguarda l'ambiente, che è un concetto importante, domandiamoci perché l'istruzione è effettivamente uno dei due obiettivi principali, il numero 4, a cui tendere.
Qualcuno ha qualche idea di perché è importante l'istruzione, a parte il fatto che state studiando, quindi siete coinvolti in prima persona, diciamo, in questo processo? A cosa serve sostanzialmente l'istruzione? Dal punto di vista di un individuo, cosa guarda un individuo che deve decidere sostanzialmente che tipi di studi fare? Vada, non abbia paura, andiamo. Ok, corretto, ma il futuro, per esempio, rispetto a cosa? Nel senso che il futuro è una cosa che controlliamo fino a un certo punto, no? Cioè il futuro domani può, come dire, posso vincere alla lotteria e a quel punto il mio futuro cambia improvvisamente senza che, come dire, non c'è bisogno di particolare investimento in istruzione per vincere la lotteria, basta come dire all'Enalotto, basta conoscere i numeri, quindi diciamo a livello degli elementari, e poi a quel punto mi è cambiata la vita e non è certo per merito mio, però questo capite che è un caso isolato. In generale, vi riformo la domanda, secondo voi quanto è un investimento redditizio quello in istruzione, quello diciamo nello studio, è una cosa che poi è una gran rottura di scatole che devo fare perché i miei genitori me l'hanno imposto o perché comunque il sistema scolastico mi obbliga ad andare a scuola praticamente fino diciamo a 16 anni, ma in realtà fino a 19, oppure è una roba che secondo me ha un senso, secondo voi ha un senso fare? Vabbè, messa così è facile la risposta, no? Però ditemi perché. È un investimento redditizio o no? Che forma il capitale umano. Sì, corretto. Cioè, cos'è il capitale umano? Il capitale umano, esistono varie forme di capitale. Esiste il capitale fisico, che è per esempio questo palazzo. Esiste il capitale ambientale, che è diciamo, la natura che ci circonda, le risorse ambientali. Esiste il capitale sociale, che è un concetto sociologico, però sono le relazioni che creiamo diciamo nella società fra gli individui, ed esiste soprattutto il capitale umano sviluppato da questo famoso economista negli anni 60 che si chiama Baker, per cui ottenne il premio Nobel, che è l'insieme diciamo delle conoscenze e delle competenze che ciascun individuo ha, quindi le cose che voi sapete e sapete fare sostanzialmente, questo è il vostro capitale umano. Però come tutti gli investimenti deve avere una ratio, no? Io perché investo? Cosa mi aspetto dal fatto di investire in una determinata forma di capitale? Un guadagno. Un guadagno, corretto. Un rendimento, tutti gli investimenti sono... Allora, secondo voi quanto rende, diciamo, un investimento in un anno di istruzione? Tipo, come dire, entrare alla LUIS e fare un anno di università? Più o meno? Zero. Zero? Fiducia? Un anno solo. Questo è un punto molto interessante perché in un anno ha imparato delle cose. Non ha ottenuto il titolo di studio, però ha imparato delle cose. Cosa conta di più? Il imparare delle cose o avere il pezzo di carta? Se potete applicare le cose che ha imparato, bisogna anche del pezzo di carta. È vero? Siete convinti? Sta molto, cioè, voglio dire, è un tema di discussione importantissimo perché, diciamo, soprattutto in Italia, il convincimento è che uno studia alla fine per ottenere il pezzo di carta, perché poi col pezzo di carta, diciamo, la laurea, trova il lavoro. Vi farò vedere poi dei dati. Secondo me le cose stanno cambiando. Ci sono, come dire, le aziende, sì, è chiaro che il titolo di studio è importante per un determinato motivo, però sostanzialmente alla fine non dovrebbe contare quello che davvero so fare o so, più che... Cioè io posso anche arrivare a calcioni, diciamo, a prendermi una laurea, però alla fine sostanzialmente studio poco, eccetera, eccetera, non sono particolarmente bravo. Uno magari non finisce, esempio classico, Zuckerberg non ha finito l'università, Bill Gates non ha finito l'università. Secondo me è un capitale umano basso o alto? Anche un capitale finanziario basso o alto, cioè, sono probabilmente le due persone più ricche al mondo in questo momento, sicuramente fra le prime cinque. Quindi attenzione, titolo di studio di per sé
non è una garanzia. Comunque, non mi voglio trattenere sul suspense, ci sono degli studi della Banca d'Italia che ci dicono che sostanzialmente un investimento in un anno di istruzione rende è un internal rate of return, quindi non so se avete fatto, cioè indipendentemente dall'ottenimento del titolo o no, rende l'8% all'anno, sotto forma di maggiore retribuzione rispetto, cosa, tipicamente cosa si fa? Si confronta una persona che ha studiato con una persona che non ha studiato e si vede che per ogni anno di studio in più, diciamo, le probabilità di lavoro e di un buon lavoro e la retribuzione aumenta dell'8%. Quindi, come vedete, no, è un investimento estremamente redditizio. Oggi l'8%, tenete conto che i tassi di rendimento finanziari sono molto vicini a zero, se uno fa il 2% in borsa o con le obbligazioni è già una cosa spettacolare, l'8% è veramente un rendimento incredibile. È chiaro che questo è calcolato su chi ce l'ha fatta, quindi diciamo che è arrivato al fondo degli studi, è calcolato su generazioni passate, quindi le cose sappiamo che stanno, con la vostra generazione stanno un po' cambiando, probabilmente il rendimento alla fine sarà non dell'8% ma un po' inferiore, però comunque rimane un rendimento molto significativo, quindi l'investimento in capitale umano porta un guadagno significativo a livello individuale, quindi persone che investono nella loro istruzione ne hanno un vantaggio, tant'è che in Italia non si fa, ma voi sapete che in Inghilterra e in America come ci si finanzia per esempio all'università, chi lo sa? Quei per i cosiddetti prestiti d'onore, cioè student loan, che tra l'altro stanno, ormai ammontano quasi $1 trilione, cioè $1 milione di miliardi, e che è una roba pazzesca, perché i ragazzi e le ragazze, siccome le università americane, quelle buone, costano tantissimo, si indebitano facendo un debito che poi ripagano sostanzialmente nel corso della vita lavorativa, da quando cominciano a lavorare. Quindi capite che se la gente è disponibile ad affrontare un impegno finanziario così gravoso è perché è convinta che una laurea o insomma aver frequentato una buona università in America ti fa atterrare su lavori molto meglio retribuiti e molto più gratificanti alla fine. Quindi diciamo, a livello individuale è un grosso investimento. A livello di paese è un ottimo investimento, sono vari studi, questi mettono in correlazione i risultati di un test standardizzato, che vuol dire uguale per tutti, cioè lo stesso test somministrato a studenti di tutti i paesi, fatto dall'OCSE che si chiama PISA, non so se qualcuno di voi è capitato quando aveva 15 anni di farlo, e vedete la correlazione fra sostanzialmente i risultati ottenuti nel test PISA e il tasso di crescita del PIL su un periodo di tempo diciamo di più anni. I paesi come la Corea del Sud, che stanno facendo molto bene da un punto di vista dei sistemi di istruzione, quindi i ragazzi, oggi i due paesi, più il test PISA si applica a 75 paesi nel mondo, diciamo, i paesi che hanno ottenuto i risultati migliori sono la Cina, tenete conto che la media è 500 dei paesi OCSE, quindi comunque dei paesi avanzati, la Cina è a 600, quindi molto più alto, la Corea del Sud e in Europa la Finlandia e l'Olanda sono i paesi, noi siamo messi non particolarmente bene. Vedete però in questo caso che la correlazione, ed è, non è una semplice correlazione, in realtà la cosa è stata studiata, quindi c'è proprio un nesso causa-effetto, i paesi che partono con una dotazione di capitale umano più elevata crescono più rapidamente degli altri, al punto tale che l'OCSE ci dice se l'Italia migliorasse, sostanzialmente si portasse al livello della media dei paesi dell'OCSE, quindi diciamo, i paesi come la Francia, la Germania, eccetera, eccetera, potrebbe crescere di mezzo punto di PIL all'anno in più. Allora, tenete conto che ogni anno noi ci domandiamo se il PIL cresce dello 0,1, dello 0,2 in più. Lo 0,5 è tantissimo, è una roba impressionante, quindi è al punto tale che nel giro di pochi anni ripagheremmo addirittura tutto il debito pubblico italiano. Quindi investire in istruzione, in competenze è un concetto importante.
Quindi conviene a livello individuale, conviene a livello di crescita economica. Perché conviene a livello di crescita economica? Perché sappiamo che più alto è il livello di capitale umano, più l'economia è innovativa, la produttività è elevata, si fanno meglio le cose e quindi il paese cresce più rapidamente. Terzo, ci rende anche migliori cittadini. Questo è uno studio che abbiamo fatto noi, ma ce ne sono molti in giro per il mondo, che ci dicono che quando uno, più la persona è istruita, vedete, più ha sostanzialmente è interessato a cosa succede nel suo paese. Adesso l'interesse per la politica in questo momento non è proprio una roba popolarissima, però vuol dire che sono interessato a capire cosa succede alle istituzioni, come si prendono le decisioni, eccetera. So, tipicamente la domanda, chi è il Presidente della Repubblica, chi è il Presidente del Consiglio, il Primo Ministro, eccetera, eccetera. Significa che sono anche più aperto a, per esempio, diciamo, agli altri, nel senso che tendo a fidarmi di più delle persone, sono meno chiuso rispetto a cosa arriva da fuori frontiera. Un'altra cosa che non è qui ma si sa, è per esempio ci si cura meglio, infatti chi è più istruito tende a vivere, secondo gli ultimi dati dell'Istat, 4-5 anni in più di chi non è istruito. Perché sostanzialmente? Perché sa come mangia meglio, cura di più, è più attento alla cura delle malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi praticamente studiate che avete risolto buona parte dei vostri problemi. No, scherzi a parte, questa è una regolarità in tutti i paesi del mondo, cioè chi è più istruito sostanzialmente è davvero un cittadino migliore e anche per molti versi un cittadino più felice. Dubbi, obiezioni? Prego. Beh, sa, la domanda è importante, perché le famiglie non investono più di quello che fanno nell'istruzione? Voi chiaramente, diciamo, essendo venuti alla LUIS, è chiaro che le vostre famiglie comunque hanno fatto un investimento anche importante, diciamo, dal punto di vista dell'istruzione, però in generale, e lo vedremo fra poco, c'è ancora poco. Da un certo punto di vista è possibile che le famiglie non si rendano conto. Cioè c'è ancora quest'idea che è meglio investire in mattone, lasciare i figli magari l'appartamento piuttosto che come dire, dargli un'istruzione magari all'estero, magari d'eccellenza, che secondo me è una concezione molto sbagliata, che però è ancora molto presente, diciamo, perché come dire, è frutto di quello che è successo nel dopoguerra, quindi la gente diciamo, investiva per esempio in beni immobiliari e quindi rendevano molto. Solo adesso si sta capendo che se uno senza un'istruzione di eccellente è molto difficile trovare dei lavori soddisfacenti, ben retribuiti, permanenti, eccetera, eccetera. Quindi l'evoluzione sociale è molto lenta da quel punto di vista. Perché il paese invece come spesa pubblica non investe in istruzione? Questo è vero fino a un certo punto. Perché vi faccio vedere una slide che doveva venire dopo. Vedete, poi torniamo indietro. Questa è la spesa per istruzione dei vari paesi, divisa per istruzione sostanzialmente, scusate, si è persa la leggenda, no, c'è la leggenda, istruzione primaria, istruzione secondaria, che vuol dire nel caso nostro medie e superiori, e istruzione universitaria. L'Italia, in realtà, ci sono due, calcolato due Italie, perché c'era i dati sostanzialmente risalgono a prima del 2015, quindi prima che diciamo, il governo facesse un grosso investimento nella scuola con la buona scuola, quindi 3 miliardi aggiuntivi ogni anno. Però diciamo, anche se prendiamo i dati più aggiornati, vedete che l'Italia complessivamente investe poco, ma dov'è che investe veramente poco? Non nell'istruzione primaria, dove 1,12 sostanzialmente è molto più, la Francia 1,2 del PIL, la Finlandia che è ottima 1,4 eccetera, e soprattutto nell'università. L'università è l'area in cui
diciamo, lo Stato italiano sta investendo di meno in questa fase, infatti si vede. La scuola nel suo complesso è molto vicina alla media europea, anzi per certi versi addirittura superiore alla scuola europea. Quindi in Italia c'è questo paradosso, se volete, per cui si investe tantissimo, tanto, cioè diciamo comunque come le medie europee, nella scuola fino alla scuola superiore e si smette di investire all'università. Secondo voi perché? La finanza pubblica è così, qualche idea? Costa di più finanziare l'università? Sì, un po' di più. Poi ovviamente uno studente di medicina, per esempio, costa molto di più di uno studente liceale, perché chiaramente ha bisogno di laboratori, ore dedicate, molti docenti, eccetera. In parte quello. Però se, noi, se si decide, che era la domanda della signorina, andiamo, cioè il paese, sappiamo che fa bene investire in istruzione anche universitaria, perché non investiamo di più come paese in istruzione universitaria. Secondo me è però una questione politica, perché tenete conto che oggi gli insegnanti nella scuola sono 1 milione, gli insegnanti all'università sono 50.000, quindi se io devo, come dire, guadagnare consenso politico, secondo voi quale delle due parti metto i soldi? Quindi sostanzialmente Parlamento e Governo sono sempre stati molto attenti a, come dire, non scontentare, mettiamo così, i professori di scuola fino a licei, insomma gli istituti tecnici, e tutto sommato i professori universitari hanno, come dire, condizionano meno, anche perché tenete conto che a scuola ci vanno 9 milioni di persone, mal contato 8 milioni e mezzo, quindi comunque influenzano, diciamo, che la scuola funziona o non funziona, influenza il voto delle famiglie. Quindi secondo me alla fine è una scelta molto politico-elettorale quella di intervenire sulla scuola più che sull'università, però è un errore, sono d'accordo con lei. Cioè il sottoinvestimento all'università è un colossale errore, perché oggi, diciamo, è chiaro che non... Secondo me almeno non è più sufficiente imparare a fare le cose che si facevano prima, devi innovare continuamente, modi di produrre, tirare fuori nuovi prodotti, nuovi processi, eccetera, cose che puoi fare molto più facilmente se tu hai dei buoni laureati, quindi persone istruite a livello universitario. Molto più difficile se ti fermi sostanzialmente a livello scolastico. Magari voi non siete d'accordo su questo, però... Magari sì, visto che siete studenti universitari, però il modello che ha funzionato in Italia, quindi tenete conto che in Italia il 40% degli imprenditori non ha neanche il titolo di scuola superiore, quindi non arriva, non, cioè, tipicamente c'è questa analisi del professor Schivardi per cui non sono laureati, mentre negli altri paesi tipicamente... per esempio chi ha un'impresa è laureato, quindi la cosa che ha funzionato complessivamente bene nel dopoguerra in Italia, cioè imprenditori che avevano comunque voglia di fare idee eccetera, pur non avendo un titolo di studio, quindi contava le cose che sapevano o volevano fare, non il pezzo di carta. Oggi è diventato più complicato, perché sostanzialmente per essere competitivo a livello mondiale dalla Cina agli Stati Uniti devo, come dire, sapere molte cose molto avanzate che solo uno studio di tipo universitario mi può dare. Vi ho convinto? Prego. Investimento dove? Quella prima? No, c'era scritto che... Era il contrario. Cioè la domanda è, lei guarda questa è la probabilità di essere d'accordo con l'affermazione gli immigrati sono un pericolo, quindi se uno è laureato è meno d'accordo, dire che non vuole gli immigrati sostanzialmente, quindi è più favorevole all'immigrazione. Convinta? Mentre qui il grado di fiducia è
ti fidi degli altri, e qui i laureati sono quelli che più si fidano degli altri. Allora, ne abbiamo già parlato, però è sempre opportuno capire da dove viene un paese come l'Italia. Se voi prendete gli ultimi 150 anni, da quando esiste l'Italia sostanzialmente, sapete com'è, siamo un paese relativamente giovane, che ha solo 150 anni, come prima regno e poi Repubblica Italiana. All'inizio, quindi quando fu fatto il Regno d'Italia, io sono piemontese, quindi per me il regno rimane sempre, ovviamente. Vedete, l'Italia è questa, il numero di anni di scuola che un cittadino italiano 150 anni fa aveva era poco più di un anno di scuola a testa. Quindi una grande parte della popolazione era una popolazione contadina, analfabeta, eccetera, eccetera. Molto meno, per esempio, già in Francia, Germania, Stati Uniti, si arrivava al... tutti avevano almeno 4 anni di scuola a testa. Queste sono le medie del pollo, cioè chiaramente metti insieme da chi aveva il dottorato a chi era analfabeta, però sostanzialmente ti dà una abbastanza, in maniera abbastanza decisiva, come il fatto che l'Italia nel 1860 non avesse praticamente, avesse un grado di istruzione molto basso. Da allora abbiamo fatto grandi progressi, devo dire, l'altro paese che era nelle nostre condizioni era il Giappone, che è progredito molto di più di noi, prima di noi. L'Italia cambia sostanzialmente nel secondo dopoguerra. Vedete, c'è questo flesso, cioè questo cambiamento di pendenza, per cui nel secondo dopoguerra, da essere un paese sostanzialmente ignorante, diventa un paese in cui la gente investe nell'istruzione. Vi ricordo che, sapete, chissà ogni quanto anni vengono fatti i censimenti della popolazione. Sapete cos'è un censimento della popolazione intanto? Cioè si chiede a tutti gli italiani una serie di informazioni, dove abitano, che titolo di studio hanno, eccetera, eccetera, quanti anni di scuola hanno frequentato, quanti figli hanno, insomma. Quindi sapete ogni quanti anni lo facciamo, più o meno? Bravi. Ogni 10 anni. Quindi normalmente si fa al primo anno del decennio, quindi nel 51, nel 61, nel 71, eccetera, fino a... L'ultimo è stato fatto nel 2011, il prossimo sarà nel 2021. Nel censimento del 1951, quindi diciamo il primo che abbiamo dopo la guerra, il 59% degli italiani, della popolazione italiana, rispondeva di avere al massimo, quindi quasi uno, due su tre, rispondeva di avere al massimo la licenza elementare, cioè la primaria. Quindi capite, siamo partiti da una situazione complicata, cioè il paese, obiettivamente, i vostri nonni, di fatto partiva da un paese, diciamo, con un grado di istruzione molto molto basso, la gente lavorava ancora nelle campagne, eccetera. Lì comincia la grande fase di industrializzazione, lo sviluppo delle città, lo sviluppo dell'industria, eccetera, eccetera. Adesso non vi voglio fare il corso di storia economica, che sarebbe complicato, però lì comincia a cambiare, perché cresce anche il grado di scolarità man mano che le nuove generazioni arrivano. Era anche l'anno del baby boom, quindi sono ogni anno in quell'epoca entrava a scuola 1 milione di nuovi bambini a 6 anni. Secondo voi adesso più o meno quanti ne entrano? Sparate un numero? Mezzo milione. Bravi, esatto, 500.000. Sapete quanti di questi sono stranieri, di prima e di seconda generazione? 100.000. Quindi diciamo un quinto dei nuovi, diciamo, della nuova leva che entra a scuola sono, tanto per dirvi come è cambiato l'Italia, quindi la leva è metà di quello che era, e entra, diciamo, di quello che era anche la mia generazione, e entrano, diciamo, su 500.000, 100.000 sono stranieri, quindi giusto per darvi due numeri. Cambia radicalmente, quindi sostanzialmente, diciamo, in quegli anni
aumenta il numero e aumenta fortemente il grado di istruzione. Abbiamo fatto, vedete, una rincorsa impressionante, ci siamo molto avvicinati a paesi come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, diciamo, e gli Stati Uniti. Prego. Considerando anche però il tasso di natalità, che immagino in quella era superiore, in percentuale, il discorso com'è? Certo, corretto. Era superiore anche negli altri paesi, perché quello è stato un'epoca di baby boom praticamente in tutti i paesi, perché appunto si veniva dopo la guerra, eccetera. Però la percentuale di cosa vuole sapere esattamente? Perché questo misura gli anni di scuola. Beh, ma è il 100%, perché tutti devono andare, è un obbligo andare a scuola. In prima elementare, in prima primaria, sostanzialmente tutti vanno a scuola, quindi 1 milione era all'epoca quanti ne nascevano ogni anno, e quindi poi a 6 anni andavano a scuola, e oggi ne nascono 500.000 e 500.000 vanno a scuola, diciamo. Ne nascono un po' meno in realtà di 500.000, perché alcuni arrivano, diciamo, sono immigrati che arrivano fra 0 e 5 anni. In realtà ormai la percentuale è molto bassa. La maggior parte degli stranieri che abbiamo a scuola sono seconde generazioni, cioè sono ragazzi nati in Italia che però non hanno la cittadinanza italiana, perché devono aspettare fino ai 18 anni. Qualcuno di voi avrà seguito un po' questa polemica sul cosiddetto ius soli, il cambiamento delle cose. Però, senza entrare in quello, però, diciamo, mentre nella prima fase gli stranieri arrivavano alle diverse età, adesso parliamo sostanzialmente di ragazzi e ragazze nati in Italia, però quindi diciamo è il 100% della popolazione che va a scuola, poi non il 100% finisce la scuola, adesso le rispondo poi a quello. Però questi invece sono gli anni medi di scuola, quindi complessivamente quanto un cittadino, diciamo, del paese ha avuto come istruzione, quindi sostanzialmente è la media fra chi, diciamo, magari i vostri nonni che avevano meno istruzione e i vostri padri che avevano sicuramente molta più istruzione e voi che avete ancora più istruzione, diciamo, c'è un progresso comunque. Altre? Allora, dicevo, quindi tutto bene, l'Italia sta raggiungendo gli altri paesi sostanzialmente, non tutto bene. Vedete che dal 2000 abbiamo gli strumenti per misurare non tanto gli anni di scuola, quanti sono le persone che raggiungono un certo titolo di studio, ma effettivamente cosa sanno gli studenti fotografati in diversi momenti, perché tutti i paesi si sottopongono al medesimi test. Appunto, questo è per esempio forse il più importante, il test PISA di cui vi ho già parlato. Vedete che in termini di livello di competenza a 15 anni, qui parliamo di 15 anni, gli italiani stanno bassi, molto bassi. Sulla media di 500 arriviamo a 485. Però attenzione, perché l'Italia è un paese complicato. Nessun altro paese come l'Italia ha al suo interno differenze molto profonde. Così profonde, nel senso che per esempio c'è le regioni del nord-est a 15 anni, quindi Veneto, Trentino e Lombardia, hanno dei livelli di competenza, di apprendimenti cosiddetti paragonabile a quelli della Finlandia. Quindi se voi a 15 anni, voi, quanti di voi sono lombardi, veneti o trentini? Tutti romani? Vabbè. Il Lazio è messo più o meno come la media nazionale. Invece calabresi e siciliani? Purtroppo invece Calabria e Sicilia, la media 15 anni, è sul livello della Turchia in questo momento, anzi un po' sotto la Turchia. Quindi, cioè, abbiamo Finlandia e Turchia nello stesso paese, ma questo è normale, diciamo, in un paese come l'Italia. Sapete che è un paese che ha divari interni enormi. Però è stupefacente, perché il sistema scolastico è lo stesso a Venezia come a Catanzaro, diciamo. Non c'è una... Però evidentemente la cosa è molto studiata, come dire, la qualità in questo caso del capitale sociale, cioè di quanto le famiglie danno peso all'istruzione, eccetera, eccetera, chiaramente pesa e porta a livelli, risultati molto diversi. Um,
vediamola, però appunto parlare, dice vabbè, la scuola italiana, allora siamo passati dall'euforia, stiamo recuperando, al disastro, siamo indietro. Però cerchiamo di capire dove siamo davvero indietro. Allora, questa è la situazione in quarta elementare, la capacità di lettura. Questi test misurano tipicamente tre cose. La capacità di lettura, quindi la capacità di comprendere un testo di qualunque cosa, cioè, voglio dire, può anche essere le istruzioni per il microonde, diciamo, per il computer, qualunque testo. La capacità, diciamo, competenze matematiche, quindi capacità di fare un discorso logico, seguire, trovare una soluzione a dei problemi di natura logica o matematica, e la capacità di applicare il metodo scientifico, cioè di porsi le domande giuste, sostanzialmente, buongiorno. Quindi, se io vedo un fenomeno, mi domando cosa ha causato questo fenomeno, faccio delle ipotesi sulle cause. Allora, dal punto di vista, per esempio, della capacità di lettura, gli bambini italiani in quarta elementare, in quarta primaria, sono buoni. Cioè, le scuole elementari italiane sono ancora di buoni, considerate di ottimo livello internazionale. Le scuole dell'infanzia addirittura eccellenti, cioè, per esempio, le scuole di Reggio Cilde, di Reggio Emilia, gli asili di Reggio Emilia, che sono considerati i migliori al mondo, per esempio. Scuole materne, invece comunque le elementari rimangono decisamente di ottimo livello, quindi il problema non è alle elementari, non so se poi voi avete un'esperienza diversa, però diciamo, sostanzialmente le nostre elementari nel confronto internazionale ci dicono che le cose funzionano abbastanza bene. Dove casca l'asino? L'asino casca alle medie, vedete qui per esempio le competenze matematiche in terza media. Precipitiamo, diciamo, i paesi non sono esattamente gli stessi, però sostanzialmente precipitiamo all'ultima posizione in graduatoria. Le medie sono una scuola un po' strana, non tutti i paesi hanno la scuola media. Per esempio, paesi scandinavi, uno fa, diciamo, una scuola che sia elementare che media, arriva fino a 16 anni con la stessa scuola. Paesi come la Francia invece ha la scuola media, ma dura 4 anni anziché 3. Quindi diciamo, dal nostro punto di vista noi siamo abbastanza unici a avere una scuola media di 3 anni. La scuola media perché è nata negli anni 60? Era perché coincideva con la fine dell'obbligo scolastico. All'epoca si arrivava fino a 14 anni come obbligo scolastico. Nella nostra Costituzione è ancora scritto che l'obbligo è sostanzialmente fino a 14 anni. Dopodiché che coincideva con la terza media. Quindi finita il ruolo della terza media era portare tutti a, come dire, completare l'obbligo scolastico, quindi acquisire quelle conoscenze e quelle competenze considerate minime per essere un cittadino. Okay? Oggi è chiaro che sostanzialmente quasi tutti, adesso lo vedremo, molti arrivano al diploma di scuola secondaria, quindi diciamo la scuola media diventa una scuola che non ha, diciamo, particolare una particolare missione, dovrebbe orientare a quello che si fa dopo, cioè licei, istituti tecnici, istituti professionali, eccetera. Però, diciamo, è una scuola che non fa particolarmente bene. Voi che avete avuto esperienze favorevoli o negative della scuola media, l'avete trovata una scuola interessante o particolarmente noiosa? Cioè, una scuola che vi ha lasciato qualcosa e servita poi nell'orientarvi, per esempio, nella scelta della scuola superiore o, cioè, così, passata. Tutto dipende dalle persone. Certo, però il problema è che i professori delle scuole medie tipicamente sono più anziani, un pochino meno preparati, eccetera, di quelli, per esempio, delle scuole elementari e anche di molti licei. Questo è, diciamo, sappiamo. Quindi ci sono sempre eccezioni, ci sono professori bravissimi alle medie, però l'altra cosa un po' atipica nel panorama europeo è che si passa dalla quinta elementare, una scuola tutto sommato ancora accogliente, a una struttura che è già quella sostanzialmente dei licei, quindi 12 materie, cambio di professore. In nessun altro paese c'è uno stacco così netto fra elementari e scuola media, perché normalmente il passaggio è più graduale, invece da noi, pum. Così. Come sono le regole d'ingaggio qua?
Nel senso che a che ora dobbiamo finire? Ore 8. Normalmente come fate? Va bene. Ma fate una pausa in mezzo. A che ora la facciamo? Eh? No, ditemi come siete abituati. Verso le 6 e mezza. Quindi fra una mezz'oretta ci fermiamo un attimo. Ok, va bene. Allora. Ah, ok. Chi si candida? Bravo. Allora, comincia a far passare. Dovrei consegnarlo a lei? Va bene. Il perfetto, cominci. Vabbè, fatelo circolare, intanto andiamo avanti. Allora, elementari ok, medie no. Che succede dopo? Qui vedete, per esempio, fatto 500 la media dei paesi avanzati, vedete appunto di nuovo, confermiamo che in quarta elementare siamo sopra, alle medie siamo sotto e poi c'è una tripartizione. Allora, quanti di voi hanno fatto il liceo? Tutti. Quanti hanno fatto l'istituto tecnico? Ah bene, siete un esempio. Quindi, diciamo, c'è una chiarissima, ovviamente nessuno ha fatto l'istituto professionale, immagino. Per curiosità, quanti hanno fatto il classico? Quanti ho scientifico? Tiene maggioranza scientifico, come giusto. Altri? Linguistico, psicopedagogico, no. Va bene. Poi vi faccio, sapete che noi facciamo, come Fondazione Agnelli, facciamo eduscopio.it, quindi che è la graduatoria delle scuole delle varie città, quindi poi vi posso dire, se vi dite la scuola vi dico come siete posizionati, diciamo, cioè all'interno di ciascun indirizzo, quindi confronto fra i licei classici, licei scientifici, eccetera. Per esempio, chi viene dal Mamiani? Nessuno? O tutti Roma Nord? Chi viene, diciamo, del classico? Chi viene dal Tasso? Eh? Dallo scientifico, chi viene dal Righi? Righi? Eh? Chi viene dall'Avogadro? Ah, va bene. tra gli obbligati. Chi viene dal Visconti, classici? Vabbè. Ma perché penso che i romani non siano così tanti. Eh? Non ci sono così tanti. Ah, io ho capito che foste tutti prevalentemente romani, no? No, beh, Eduscopio è su tutte le città d'Italia, quindi sono 8.000 comuni. Ho capito che foste prevalentemente da Roma. Eh? No, quando ho fatto appunto quanti venivano dal nord e quanti da parte la signorina. Va bene, ok, mi ero sbagliato. Comunque, torniamo a bomba, perché questo abbiamo detto, una prima area critica della scuola italiana sono le medie. Poi torniamo agli obiettivi di sostenibilità, che sto prendendo una lunga strada per portarvi agli obiettivi di sostenibilità. Un'altra area critica ovviamente è l'istruzione professionale. Vedete come dopo le medie sostanzialmente chi va al liceo anche nel confronto internazionale fa bene, a 15 anni i liceali sono nettamente al di sopra della media europea o dei paesi avanzati, almeno come competenza di matematica e di scienze. Chi fa gli istituti tecnici è sostanzialmente, quindi ragioneria, perito industriale, eccetera, è sulla media internazionale. L'area veramente critica è l'istruzione professionale. Questo non è così in tutti i paesi, ci sono paesi, per esempio, come la Germania, dove chi sceglie l'istruzione professionale in Italia può essere di Stato, che è questa che vi ho rappresentato, o anche regionale, però diciamo comunque in generale l'istruzione professionale è eccellente, ci sono delle università, prosegue tipicamente all'università facendo queste Fachhochschulen, che sono università
specializzate, diciamo, nella formazione professionale, tenete conto che sono per esempio 800.000 gli studenti delle Fachhochschule e hanno tra l'altro dei tassi di occupazione superiori alle università tradizionali. Quindi, per esempio, è idem in Olanda, è idem in Svizzera, cioè il filone dell'istruzione professionale può essere molto molto buono e portare a imparare chi è meno interessato, diciamo, studi teorici, impara molto. Viceversa, sostanzialmente in Italia l'istruzione professionale diventa un pochino, per chi è molto debole, non vuole studiare, eccetera, eccetera, viene sostanzialmente concentrato, si concentra nell'istruzione professionale. Quindi, seconda area critica, l'istruzione professionale. Domande, vedevo che parlottavate un po' fra di voi, quindi qualche dubbio, qualche cosa non chiara, eccetera. Ok. Infine, istruzione universitaria. Quindi abbiamo prima area critica le medie, seconda area critica l'istruzione professionale, dice invece si difendono, terza area critica l'università. Vedete che noi abbiamo una percentuale di laureati sulla popolazione che è estremamente bassa, 26% dei giovani al di sotto dei 34 anni, che è veramente molto basso. Vedete come sostanzialmente, a parte la Corea che ha praticamente l'istruzione universitaria obbligatoria, però il Regno Unito si laurea più del 50% dei giovani. Tenete conto che nel Regno Unito ci sono i test d'ingresso all'università, le università sono tutte a numero chiuso, quindi per accettarti devi superare comunque un test d'ingresso. In Italia non c'è il test d'ingresso, eppure il numero di laureati è molto più basso. Quindi è complicato. In Germania, come dicevo, i laureati non è altissimo, però c'è tutto il filone Fachhochschulen, cioè lauree professionalizzanti, che è molto molto importante, quindi di fatto il numero sale. Persino la Spagna ha un numero di laureati superiore al nostro. Okay? Quindi, terza area critica su cui intervenire, le lauree. Questa l'abbiamo già discussa. Quindi è chiaro che uno degli obiettivi importanti su cui, per esempio, l'Alleanza per la sostenibilità, quella di cui è portavoce Enrico Giovannini, sta spingendo molto, è il tema di dare un'istruzione di qualità a più persone possibile e quindi intervenire su questi tre nodi, medie, istruzione professionale e laureati. Tutto chiaro, diciamo, come premessa? Dubbi? Diciamo, quindi questo per partire, diciamo, dal cosa fare, uno deve sempre guardare cosa funziona e cosa non funziona, quindi vi ho detto quelle che secondo me sono le tre aree su cui la scuola e l'università italiana non funzionano, però magari voi avete delle idee diverse, cioè secondo voi il liceo, visto che avete fatto tutti il liceo, è una scuola che funziona? Siete convinti di essere usciti con una preparazione adeguata? Sì? Cos'è che secondo voi vi ha trasmesso soprattutto il liceo? Molte nozioni? E cosa in particolare? Quindi molto studio mnemonico. Però anche da una parte, cioè da una parte quella e dall'altra anche pensiero logico. Sì, diciamo, nelle buone scuole sicuramente si sviluppa il pensiero critico. Io sono più perplesso di voi, noi stiamo facendo, per esempio, molti studi su come si insegna nelle scuole italiane. Secondo me la scuola italiana rimane molto vecchia nei confronti con le altre scuole europee, perché anche nei migliori licei si tende a studiare molto a memoria, tipicamente il modulo classico della nostra scuola è questo, cioè il professore che parla dalla cattedra e interroga sostanzialmente al banco. Per esempio, una cosa che si fa molto poco nella scuola italiana è lavoro di gruppo. In molti altri paesi, finisco poi le lascio la parola,
Per esempio c'è questa cosa della classe capovolta, cioè si prepara il materiale, non si fa l'interrogazione, si prepara il materiale prima e poi si va a discuterlo insieme al professore, magari come lavoro di gruppo, come lavoro di ricerca. Ed è una metodologia didattica secondo me più adatta ai tempi, perché vuol dire oggi che, come dire, se volete devo memorizzare un po' meno perché è talmente facile recuperare, cioè non è utile sapere le battaglie quando sono state fatte le battaglie napoleoniche perché lo vedo su Wikipedia se voglio, però invece saper, come dire, collegare sostanzialmente ambiti diversi sta diventando sempre più importante. Non sono molto d'accordo. È interessante. Cioè, nel senso, io sono convinto che io, cioè nel senso, noi ragazzi italiani che abbiamo fatto il liceo qua in Italia siamo più avvantaggiati rispetto a un'altra persona, un'altra età nostra in Francia o in Germania. Cioè, Francia ci sono dei buoni licei, eh? Sì, ci sono dei buoni licei, però per esempio io, perché dato che ho visto, cioè nel senso, ho fatto sia scuola all'estero e sia scuola in Italia e conosco quindi, cioè nel senso, il metodo di studio anche dei miei compagni che sono rimasti. Dove hai studiato lì? Okay. Cioè, era una scuola europea, quindi è un po' diverso rispetto alla scuola nazionale lussemburghese, alla scuola nazionale francese, soltanto che è molto simile, diciamo, quello della scuola europea, è un molto innovativo, ispirato, diciamo, al nord Europa e anche all'America soprattutto. E questa cosa in particolare dei gruppi, cioè nel senso dei gruppi, lavoro di gruppo eccetera, alla fine non rende, non dà così tanto, cioè nel senso, per esempio, anche soltanto con interrogazioni, cioè nel senso, noi ragazzi siamo abituati ad andare lì alla lavagna e parlare con il professore, non lo so, magari in materie come filosofia, anche storia, cose del genere, siamo più abituati a formulare, a pensare, a costruire un qualcosa, anche non lo so, cioè mentre là è molto meno, non so spiegare. No, si è spiegato bene, guardi, ho capito. Adesso non so se è soltanto là la scuola europea oppure... No, in generale il tipo di interrogazione come... Stanno interrogazioni, quindi cioè, sono tutti test scritti e molte accrocette, le cose, cioè... magari più avanzato perché hanno l'aula informatica, la cosa, grandi progetti e cose del genere, però alla fine io mi sento molto più preparato anche a livello personale, in generale, a affrontare molte, molte più cose, mi sento meno limitato rispetto ai miei ex compagni. Sentiamo lui. Rispetto, io faccio il paragone con la scuola inglese perché sono mezzo inglese anche se ho sempre studiato qua, però la differenza con quel modello è che ad esempio dopo 2 anni di liceo inizi a scegliere le materie, inizi a togliere le cose. La mia esperienza al liceo è che comunque alla fine del quinto anno tutto quanto il cerchio si chiude, cioè anche materie che personalmente magari consideravo inutili come poteva essere la filosofia, ad esempio, alla fine vedi che tutto si ricollega dalla letteratura alla storia o poi anche adesso che lo stiamo studiando nell'economia. Quindi magari, non lo so, forse anche una domanda, forse è più completa da questo punto di vista, cioè l'esclusione di alcune cose, non so, poi rispetto al modello inglese sicuramente, cioè il modello inglese è molto selettivo perché dopo i 16 anni si studiano i major che poi uno porta avanti all'università. Secondo me dovete fare un attimo attenzione perché voi avete, ed è un problema, diciamo, qualunque cosa farete nel vostro lavoro, proprio di punto di osservazione, perché voi state ragionando sostanzialmente sulla vostra esperienza ed è chiaro che voi siete in un certo senso la punta dell'iceberg, perché avete fatto
probabilmente tutti dei buoni licei, e sicuramente, quindi anch'io ho fatto il liceo italiano, quindi diciamo sono frutto del liceo, mi rendo conto che un buon liceo italiano ti insegna moltissimo, sia come tipo di materie, sia come capacità di studio, impegno, eccetera, eccetera, perché quello era come era impostato, come è sempre stato impostato il nostro liceo. Però non pensate solo a una minoranza tutto sommato ristretta di studenti, pensate sostanzialmente che, tanto per darvi due numeri, oggi in Italia ci sono 100.000 studenti al liceo classico, studentesse, perché in realtà ormai il 70% sono studentesse, e 750.000 che fanno gli istituti tecnici. Allora, domandiamoci, la metodologia del liceo ha senso anche per chi fa l'istituto tecnico? 350.000 che fanno gli istituti professionali, che abbiamo visto non funzionano. Cioè, il vero problema, se volete, è che noi applichiamo una metodologia che era nata e pensata da un'elite, perché quando è nato il liceo, negli anni 20, quindi durante il fascismo, era dichiaratamente una scuola di elite, sostanzialmente l'abbiamo applicata a tutti. Questo, in caso di ragazzi bravi, motivati, con famiglie alle spalle che come dire, spingono a studiare, può funzionare. Nel caso di dei 700, diciamo, del milioni di studenti che fanno altre cose, non necessariamente funziona. È chiaro che la scuola inglese, la scuola tedesca, un po' meno quella francese, cercano di, come dire, l'obiettivo è la media, cioè di portare, anche loro hanno dei punti eccellenti ovviamente, ma l'obiettivo è cercare di fare una metodologia che funzioni per tutti. Quindi anche chi non è portato, per esempio, allo studio teorico. Vi dicevo, in Germania l'istruzione professionalizzante è molto buona. Non tutti i vostri coetanei sono interessati a studiare la filosofia, però magari molti sono interessati a fare delle cose pratiche. Tipicamente, non so, per esempio, per fare un esempio lontano, la scuola neozelandese o la scuola australiana mischiano materie teoriche e materie pratiche. È normale il corso di cucina o il corso di fegnaneria, o da noi assolutamente no. Chi fa il liceo studia solo delle cose sufficientemente astratte, non fa nessun corso, diciamo, pratico. È giusto? Secondo me non è completamente giusto, cioè anche per una persona fra i 14 e i 19 anni imparare a fare delle cose, per esempio, è una cosa importante. Io avrei voluto fare il corso di da elettricista, perché a questo punto saprei ripararmi le cose, oppure far funzionare un computer, per dire. Prego. Sì, diciamo che i professori italiani sono vecchi, cioè è il corpo docente più vecchio del mondo, ha ormai il grosso dei docenti supera i 50 anni, anzi quasi il 60% ha più di 50 anni in questo momento, quindi c'è proprio una popolazione, perché è entrata sostanzialmente molti anni fa, poi non c'è stato ricambio, quindi per esempio è chiaro che hanno più difficoltà, per esempio, con i computer, con internet, eccetera, perché sostanzialmente è una popolazione, io appartengo a quella fascia d'età, però è una popolazione più avanti con gli anni, quindi meno, anche più difficoltà, se volete parlare, cioè, e poi soprattutto sono degli insegnanti che hanno per 30 anni hanno insegnato nello stesso modo e quindi hanno magari meno voglia di cambiare modo di insegnamento. Immagino che molti di voi abbiate in casa degli insegnanti, eccetera, e quindi capite che se ho sempre fatto le cose in una determinata maniera per 30 anni è più difficile cambiare. Quindi è vero, lei ha assolutamente ragione, un buon liceo italiano è probabilmente superiore a i licei francesi sono anche lì, insomma, molto simili agli italiani, però una buona scuola inglese, sicuramente ha una high school americana che è di livello mediamente modesto, eccetera, eccetera. Però parliamo sempre di una percentuale tutto sommato piccola delle persone, mentre quando pensiamo alla scuola dobbiamo pensare che ci sono diversi strati di popolazione. Magari la soluzione dovrebbe essere non stravolgere completamente diciamo, il sistema che abbiamo noi, però innovarlo appunto facendo questi corsi appunto magari più pratici di un approccio magari più moderno, però cioè, le cose
mancano che si cioè, nel senso, secondo me scegliere, cioè, nel senso fare un corso di cioè, nel senso, lezioni di economia rispetto levando non so, una di filosofia al liceo per me non ha senso cioè, per lei non ha senso, interessante perché comunque cioè, nel senso si tratta di mettere le basi e poi quello che ti piace e quello che ti interessa poi te lo vai a vedere dopo. Però perché no? Perché economia? Economia è una cosa, per esempio, in Francia, per parlare di un paese vicino a noi, il liceo economico e sociale è il secondo liceo più gettonato dopo lo scientifico, molto più del classico. Ah, sì, perché diciamo, non è giusto che tutti i cittadini italiani della vostra generazione sappiano, vabbè, voi fate materie economiche, però pensate ai vostri coetanei che escono senza aver mai visto nella loro vita cos'è il PIL, cos'è il tasso di interesse, come funziona una banca e quindi no, magari comprano i titoli sbagliati. Da metterle allo stesso livello, cioè non è giusto. Non è giusto? Cioè, interessante, me è una posizione radicale. Non è giusto studiare, cioè cosa deve dare la scuola? La scuola non può essere solo per produrre dei pensatori, dei filosofi, no? Cioè deve avere anche persone, come molti di voi saranno domani, cioè che magari svolgono attività economiche, sono economisti, eccetera, eccetera. Perché è sbagliato? Perché comunque, nel senso, magari una base per l'economia può essere una matematica, quindi, cioè, non è la stessa cosa, però... sì, ok. Però perché non dargli anche qualche strumento di comprensione della società? Cioè, economia è importante, anche un minimo di qualche... No? Cioè, per esempio, una cosa che manca totalmente nella scuola italiana sono le basi di economia. Beh, questo è vero anche per la filosofia, però, no? Sì, però quanti si mettono, cioè, nel senso... però, quanti si mettono a studiare economia? Magari una base sicuramente sì, però quello che non vuole dire è che una base sì, però, diciamo, è fondamentale avere una formazione totale su, appunto, vari aspetti per poi indirizzarsi su quello che veramente interessa. Però l'idea è che la scuola... No, non è, però adesso è zero, eh? Cioè voi, come dire, un classico scientifico, è zero. Conoscenze economiche, anche sulle conoscenze civiche, cioè per esempio... Sì, cioè l'educazione alla cittadinanza si fa ormai. Beh, si fa poco, l'educazione non potrebbe essere anche magari migliorare quelli che sono gli istituti tecnici e professionali, perché spesso la gente si vede indirizzata a dover fare un liceo scientifico classico perché magari ha voglia di studiare, è costretta ad escludere un professionale, un istituto tecnico, perché è consapevole del fatto che in Italia non funziona e se voglio studiare, magari poi proseguire i miei studi, sono costretto a un po' giusto. Sono assolutamente d'accordo con lei, cioè è chiaro che diventa una scelta obbligata, magari qualcuno di voi avrebbe avuto, per esempio, appunto interesse, o come dire, l'istituto tecnico tipo ragioneria, impari effettivamente sia un po' di materie aziendalistiche, sia un po' di diritto economia, però tutto sommato non è, la qualità non è in molti casi paragonabile, ci sono eccezioni anche lì, però non è paragonabile a quella di un liceo, quindi si sceglie di fare comunque il liceo, anche se magari mi sarebbero interessati fare cose più economiche, o idem pensate un istituto tecnico industriale o anche l'istituto professionale per eccellenza, quello che tira di più in questo momento è quello gastronomico, diciamo, alberghiero. Quanti dopo il successo diciamo di alcune trasmissioni televisive, quanti vorrebbero fare, magari imparare a cucinare bene, però non lo fai perché sai che poi sostanzialmente una scuola così mi dà magari bene quelle le nozioni, diciamo, di cucina o cose, però poi per il resto poi non mi dà delle basi sufficienti. Sono totalmente d'accordo con lei. La differenza è che in Germania se lei fa, diciamo, l'alberghiero ha anche una buona preparazione di base complessivamente e poi può andare all'università dell'alberghiero sostanzialmente, quindi c'è tutta una filiera che funziona bene che da noi non c'è. Lei vuole una domanda? No? Sono d'accordo.
Facciamo pausa adesso, visto che poi... Allora, vediamo, questa, abbiamo fatto fino adesso la panoramica del sistema scolastico un po' universitario italiano, vediamo quali sono le priorità individuate dal gruppo di lavoro che sta lavorando, appunto, di cui io sono il coordinatore, sta lavorando sull'istruzione. E le, diciamo, nell'ambito della discussione sono emerse quattro priorità. La prima è puntare alla qualità degli apprendimenti. Cioè, vi ricordate, abbiamo visto che uno dei problemi è che l'Italia, soprattutto a 15 anni, ma anche nelle medie, nelle graduatorie internazionali, è indietro dal punto di vista degli apprendimenti. Per esempio Pisa, siamo fra gli ultimi paesi, eccetera. Secondo è il fenomeno di dispersione. Cos'è la dispersione? La dispersione è in realtà l'abbandono scolastico, cioè il mancato completamento nella accezione europea di un titolo di scuola secondaria, quindi arrivare a un diploma, qualunque diploma, quindi non solo il liceo, anche tecnico e professionale. L'Italia, come vedremo, è stata a lungo indietro, tuttora indietro rispetto agli altri paesi. La percentuale di chi non arriva a un titolo di scuola superiore è più elevata che negli altri paesi. Dare precedenza all'inclusione. L'inclusione ha due accezioni nel linguaggio scolastico italiano. Uno è l'inclusione delle persone con disabilità. A norma della nostra Costituzione, chi ha una forma di disabilità, che può essere fisica o cognitiva, ha diritto sostanzialmente allo stesso grado di istruzione, stessa quantità di istruzione di chi non è disabile. Analogamente, l'altro tema grande dell'inclusione, ne abbiamo brevemente accennato, è che ormai fra un quinto e un quarto degli studenti che entrano nel nostro sistema scolastico vengono da paesi diversi dall'Italia, quindi sono stranieri, quindi devono essere progressivamente integrati, oppure sono nati qui ma non sono cittadini italiani, devono essere progressivamente integrati nel nostro sistema scolastico. Immagino che, anche se i licei sono meno frequenti, molti di voi abbiano avuto nelle varie fasi scolastiche studenti con disabilità, e quindi poi entreremo un pochino su quello, oppure anche magari dei compagni di origine straniera. Infine, l'altro tema, quarta priorità su cui lavorare, è quella dell'apprendimento permanente. Cosa vuol dire l'apprendimento permanente? Vuol dire che oggi si è capito che non basta studiare, diciamo, scuola, università, poi ci si ferma, si va a lavorare e si usano le conoscenze acquisite in quegli anni per andare avanti. Oggi sostanzialmente il cambiamento è così rapido che ogni tot bisogna fermarsi, fare il punto, aggiornarsi, continuare ad imparare lungo l'arco di tutta la vita, perché anche il mestiere che si è imparato, pensate, diciamo, anche magari a un professionista, un avvocato, un giornalista, diciamo, non basta quello che ha studiato in origine, ma deve aggiornarsi continuamente, se no non riesce a essere al passo sostanzialmente con le esigenze, cambiano appunto le conoscenze giuridiche, cambiano le conoscenze economiche, se uno vuole fare la professione di commercialista, eccetera, eccetera. Quindi questo però non vale solo per le professioni, ma vale per qualunque lavoro, anche se vado a fare il manager, domani cambiano i sistemi informatici perché sostanzialmente deve introdurre forme di intelligenza artificiale, me le devo studiare sostanzialmente, cioè devo sapere cosa mi permettono di fare e cosa no. Chiaro? Quindi, diciamo, la vostra futura vita sarà contrassegnata da momenti lavorativi e inevitabilmente momenti in cui ritornerete a studiare in qualche modo, dovrete formarvi, quindi questo è l'apprendimento permanente. Allora, quindi queste sono quattro aree in cui, come Italia, dobbiamo fare di più. Questi sono una serie di indicatori, sempre i famosi 150 traguardi, diciamo, degli obiettivi di sostenibilità, in cui, per esempio, vedete, è interessante perché noi siamo chiaramente, pur avendo progredito nel corso degli anni, in ritardo rispetto alle medie dei paesi europei. Prendiamo il primo, il tasso di completamento degli studi secondari, che è appunto il tasso di dispersione. Vedete, noi oggi
diciamo, sulla popolazione 25-64 anni, che non è quella a cui uno guarda normalmente, abbiamo il 60% che ha un titolo di studio, in Europa è il 76%. Quindi, diciamo, è ragionevole pensare che noi arriveremo, secondo i nostri modelli estrapolativi, a un 75% nel 2030. Quindi praticamente arriviamo in ritardo di 15 anni rispetto alla media europea, che è già al 75%, poco sopra. Idem la laurea, sappiamo che oggi siamo sotto il 26% di laureati, cioè siamo al 26%, la media europea è il 38%, quindi noi arriveremo a un livello paragonabile all'attuale media europea, probabilmente, ragionevolmente, anche qui fra una quindicina d'anni, eccetera. Quindi l'Italia ha un ritardo che possiamo grossomodo quantificare in 15 anni di ritardo sugli indicatori che ci riguardano più direttamente, quindi sull'abbandono, sui laureati, sugli apprendimenti, eccetera, eccetera. Sulla partecipazione alle attività di istruzione permanente, che è inferiore al 10% sulla popolazione, diciamo, fino a 74 anni, mentre già il 10% nella media dei paesi europei. Quindi un modo per capire quant'è il nostro, stimare il nostro ritardo e confrontarci con la media europea, vediamo che tipicamente noi abbiamo un ritardo di 15 anni su molti di questi indicatori. Quindi dobbiamo cercare di correre più veloce se vogliamo ridurre. Non vogliamo aspettare che passino 15 anni per arrivare alla media europea, ma vorremmo avvicinarci più rapidamente. Vediamo i singoli aspetti. Allora, dicevamo, uno, gli apprendimenti ne abbiamo già parlato, quindi siamo in ritardo. Vi ricordate i grafici su PISA? Sappiamo che le aree dove bisogna intervenire rapidamente sono la scuola media, dove perdiamo il passo rispetto all'Europa, e l'istruzione professionale e quella universitaria. Sono le tre aree critiche su cui dobbiamo fare molto di più. Ok? Poi possiamo discutere su cosa fare se siete interessati, però sicuramente quello abbiamo perlomeno individuato, l'area critica. L'altro tema importante è l'abbandono scolastico. Vedete come l'Italia fino a pochi anni fa aveva un, diciamo, il 75%, non più del 75% degli studenti arrivava a un titolo di scuola secondaria, quindi arrivava al diploma. In realtà su quello abbiamo fatto dei grossi progressi. Siamo praticamente oggi al 14%, 13,8% per la precisione, che è abbastanza vicino alla media europea del 10%. La media europea è scesa, però noi siamo scesi più rapidamente, che è una dimostrazione che, volendo, sulla dispersione scolastica, l'abbandono, è stato fatto molto lavoro, sia, devo dire, dal governo, che ha distribuito, finanziato interventi delle scuole con i piani PON, sia da associazioni, per esempio, del terzo settore, Save the Children, con cui noi abbiamo collaborato, ha fatto per esempio dei piani di contrasto alla dispersione scolastica a Crotone, a Napoli, anche in realtà a Milano, in alcuni quartieri, eccetera. Quindi vedete che le cose si possono fare, nel senso, questo è un esempio di dove una particolare attenzione politica ha portato effettivamente a dei risultati. Quindi il numero di persone che non completano la scuola secondaria è diminuito molto rapidamente, nel giro praticamente dal 2013 a oggi, vedete, siamo scesi dal 17% al 13%, quindi è un grosso risultato. Come l'abbiamo fatto? Sostanzialmente sensibilizzando sia le scuole che le famiglie sul fatto che avere non completare il titolo di scuola, diciamo, una scuola secondaria, vuol dire sostanzialmente non avere poi prospettive di lavoro o avere minori prospettive di lavoro, vuol dire anche spesso che questi ragazzi si sbandano, nel senso che magari entrano nelle fasi di spaccio, eccetera, eccetera, e quindi sostanzialmente diventa pericoloso anche da un punto di vista sociale. Quindi la scuola ha cominciato a parlare alle famiglie, spiegando che era importante che i ragazzi intanto fossero puntuali a scuola, poi comunque completassero i corsi scolastici, al punto tale che forse oggi non è più l'urgenza del paese, non è più il fatto che
i ragazzi non arrivano a un titolo di scuola superiore, ma è cosa imparano a scuola. Quindi quello che per esempio abbiamo proposto come gruppo è di cambiare un po' la definizione di volete dispersione e intenderla sempre più come un livello inadeguato di competenze scolastiche. Vedete, per esempio, questa è un'elaborazione dell'OCSE, che l'Italia è il paese con più alte percentuali di low achievers. Cosa vuol dire low achievers? Sono le persone che in matematica, scienze o capacità di lettura non arrivano a un livello minimo di competenza, che è il livello cosiddetto 2, che è il livello proprio, come dire, sono livello minimo per essere cittadini, per capire cosa succede intorno a noi, eccetera. Vedete come in realtà un 30% degli studenti italiani, e ahimè questo è molto concentrato nelle regioni del sud, non rischi di non arrivare a un livello di competenza adeguato. Cioè vuol dire non capire quando si legge un testo, vuol dire non riuscire a risolvere uno delle operazioni elementari di matematica, vuol dire non capire un fenomeno scientifico, questo vuol dire praticamente essere un low achiever. Quindi 30% di persone poco più giovani di voi, perché questa cosa è stata fatta nel 2015, quindi quindicenni nel 2015, non arrivi a quel livello, è preoccupante, non per un paese, non pensate, cioè diventa un po' un'emergenza. Quindi secondo me, più che il raggiungimento o meno del titolo di studio, quello che è importante, su cui è importante concentrarsi, cosa sanno i ragazzi che frequentano per esempio la scuola secondaria. Io lo trovo un dato impressionante sostanzialmente, cioè veramente da livello da, appunto, da scuola americana con cui ce la giochiamo in questo momento, però per essere un paese europeo è impressionante che il 30% non sia almeno non arrivi a un livello di competenza accettabile almeno in uno in matematica o in italiano o in scienze. Vi pare, vi stupisce? Cioè pensando alle vostre, diciamo, alle persone che conoscete, eccetera, eccetera. Tra l'altro due è il livello internazionale, quindi cioè è lo stesso livello per gli italiani, per i francesi, per gli americani, per gli inglesi, eccetera, eccetera. Quindi non è solo una questione di avere punte d'eccellenza nel sistema scolastico di un paese, che anche, cioè dover riuscire a portare su anche chi ha più difficoltà, appunto, che non arriva a livello 2. Mi vedo molto perplessi. Parlate. Cioè non vi convincono questi dati? Oppure diciamo, è una media. È una distribuzione in questo caso, stiamo parlando di una percentuale di popolazione al di sotto di una certa soglia. Soglia definita prima questa cosa qua. Cioè si fissa una soglia minima e dice quanti sono i ragazzi italiani a 15 anni che non arrivano a quella soglia minima che è il livello 2, sono complessivamente quasi il 30%, che è tanto, no? Cioè vuol dire che siamo molto vicini, quasi vicini alla media della distribuzione. Certo, c'è poi chi sta qua, anche in Italia, però diciamo guardare la distribuzione io lo trovo abbastanza... Quindi secondo me oggi è più quella l'urgenza su cui intervenire, cioè quella parte della popolazione che sta diciamo nella coda sinistra della distribuzione. Perché gli italiani complessivamente dovrebbero essere meno... Per la mia esperienza, tutti gli invalsi... Ci hanno fatto fare a scuola, per esempio, le prove invalsi, così nessuno avrebbe mai preso con serietà. No, perché non avete preso con serietà? Non lo so, i professori non ci hanno spinto a... Pure è importante, perché... Cioè, capire come funziona, se quella scuola... Beh,
valsi tra l'altro entrano, fino a quest'anno sono entrati anche per esempio nei test di terza media, adesso diventano obbligatori per l'accesso alla maturità, per esempio, non è proprio irrilevante. Tra l'altro che, tenete conto, verranno pubblicati adesso gli esiti delle prove in valsi, cioè fanno parte, diciamo, del curriculum delle persone, quindi quando uno va a trovare a lavoro la prima cosa che il datore di lavoro vede è se le prove in valsi avete fatto bene o avete fatto male. Quindi, certo. E perché avete deciso di boicottarle? Per esempio, che una cosa di un discorso riguardo l'omogeneità della prova, cioè se io vado a fare questa prova, diciamo, di più alta classe, c'è gente che è più brava rispetto a questa gente che è meno brava, allora non ci sta una regolarità. Ma io come faccio a sapere che uno è più bravo e l'altro è più bravo se non gli faccio lo stesso test? Magari anche. Scusi. Cioè, perché no, uno non deve usare il termometro per capire se ha la febbre o non ha la febbre? Solo riguardante Roma? No, no, il boicottaggio è stato fortissimo al sud soprattutto. Cioè ci sono 2 anni, diciamo gli anni della buona scuola, quindi sostanzialmente 2015-2016 sono stati dei tassi di boicottaggio elevatissimi in praticamente in tutta Italia. Però mi stupisce che anche, cioè posso capire i professori perché i professori temono di essere valutati attraverso, cosa che gli dà un po' fastidio, anche se in altri paesi per esempio è la norma, però essere valutati con le prove invalsi o queste prove PISA sono, diciamo, una forma di invalsi a livello internazionale che non è somministrata a tutti gli studenti, solo a un campione. Però per degli studenti sapere, diciamo, se la scuola che frequento è una scuola buona o non è una scuola buona, se io stesso sto facendo quel tipo di competenze o non quel tipo di competenze, cioè a me non sembra sbagliato come principio, no? Cioè se voi foste in America sapreste che l'accesso a qualunque università, ad esempio come questa, si fa con i SAT, diciamo, e quelli sono test standard con le crocette, esatto, non sono diversi dalle prove invalsi, però tutti gli americani li fanno tranquilli, cioè tranquilli no, nel senso, che dipende, ma però li fanno. Non so se magari lei sa il motivo per il quale vengono. Certo che lo so, ho scritto tanto, diciamo, sulla valutazione. È ovvio che gli studenti in un certo senso sono trascinati in questo un po' dai professori, dai docenti. Allora, i docenti perché sono contrari? Allora, c'è un'obiezione, se volete, un pochino che era inizialmente più fondata, che la nostra scuola non prepara quel tipo di test, eccetera, eccetera. Però ormai sono passati quasi 20 anni da quando ho cominciato, qui un po' meno, 15, le prove invalsi, e quindi ormai tutti sono abituati a fare, diciamo, quel tipo di prove, che tra l'altro non sono, si dice, quiz della patente, non sono i quiz della patente, cioè perché li ha fatti, sono domande che richiedono un minimo di capacità di ragionamento. Però alle scuole, ai docenti, dà fastidio, cioè il loro timore è che dalle prove invalsi si arrivi alla valutazione dell'operato del singolo docente. Non è così, le prove invalsi non servono a quello, quello è stato chiarito. Cioè non è che uno viene licenziato se la sua classe fallisce, fa male nelle prove invalsi, però questo retropensiero è ancora molto forte nella scuola italiana, ok? Ed è profondamente sbagliato, perché così la scuola italiana si priva di uno strumento di conoscenza, cioè non sapere che una scuola fa meglio di un'altra scuola. È importante, ma è importante per la scuola, perché la scuola deve capire che, cioè non puoi, come dire, mettersi 2 fette di salame e dire tanto noi andiamo bene, perché magari ci sono delle aree dove non vai bene, ci sono delle sezioni, per esempio dove matematica è fatta male, e io questa cosa non la posso scoprire finché non faccio un test uguale per tutti, perché se no come faccio a scoprirlo? Quindi secondo me è una reazione sbagliata nel mondo della scuola. Dopodiché è vero che, diciamo, alla fine, all'inizio eravamo meno abituati, adesso però siamo abbastanza abituati anche noi a fare quel tipo di test, quindi diciamo quella cosa. L'altra obiezione è che in quel modo, come dire, la cultura, il cosiddetto riduzionismo, non si può ridurre a un test. Però
dico io, cioè quando fate l'esame di maturità e si fa il tema, cioè alla fine non stiamo riducendo, o il problema di matematica, non stiamo riducendo comunque a un test diverso, ma sempre un test è, no? Cioè è chiaro che nel momento in cui valuto devo fare delle semplificazioni, cioè devo fare delle prove. Quando farete, diciamo, l'esame di questa materia farete delle prove, perché gli esami sono quelli, non è che... Allora è chiaro che in qualche modo possiamo discutere se è preferibile fare la prova orale, la prova scritta, se è preferibile fare... Però avere delle cose che siano confrontabili, diciamo, fra scuole diverse, fra studenti diversi, secondo me è un'informazione importante. Vi vedo... Sono d'accordo. Perché io metto in discussione la serietà anche del test maturità, perché dopo la mia esperienza, io ho avuto la professoressa che ho preso la versione di greco, l'ho passata al resto della classe, la terza prova pure, alcuni professori ti dicono le domande, altri professori ti fanno passare le risposte in tutta la classe. Beh, era la famosa traduzione di Aristotele. I voti, la valutazione, l'esame di maturità pure. No, sono d'accordo con lei. Secondo me l'esame di maturità è una cosa superata, però... lei era il famoso anno della versione di Aristotele, quella che non si capiva un tubo? No. Eh? Era di Socrate, sì. Ah no, forse ha ragione, era Socrate, non era Aristotele. Sono d'accordo con lei, cioè la maturità, sono talmente... tra l'altro, il punto è che si sta andando sempre più verso... Cioè la commissione di maturità è una commissione interna sostanzialmente, quindi a quel punto tanto vale dare gli scrutini, nel momento in... adesso è metà e metà, però cioè, che senso ha, come dire, l'idea era una volta che veniva una commissione tutta esterna, un tempo la maturità era fatta con tutti i membri esterni, che giudicava se quella... Però il problema è che lo giudicava alla fine del percorso, quindi poi a quel punto non potevi più rimediare, sostanzialmente i ragazzi avevano studiato o non studiato. Fatta così, secondo me, serve a poco, cioè molto più importante obiettivamente superare il test d'ingresso all'università che non fare la maturità oggi come oggi. Cioè la maturità è una cosa che sì, uno deve fare perché deve farla, però insomma non è più parte i film, diciamo, la notte prima degli esami, eccetera, eccetera, però insomma, diciamo, non è che proprio più questa cosa così importante per il futuro, per il vostro futuro, cioè non conta un tubo, nel senso che nessuno di voi verrà, come dire, assunto sulla base del voto di maturità, probabilmente. Quindi, non lo so. Non più, solo Bocconi, ma neanche le maturità, Bocconi è terzo e quarto anno, la media del terzo e quarto anno. L'università all'estero sì, hanno purtroppo questa roba, non conoscendo come funziona il sistema italiano, ha ragione, no, no, è vero, perché per esempio le università inglesi chiedono un voto minimo di tipo 90, eccetera. No, no, certo, che è sbagliato. Chiedono anche le 6, però che se non hai 90. No, è vero, per le università inglesi è un problema. Le altre no, cioè se vai in Olanda non c'è problema, se vai in Francia non c'è problema, però in generale, però è vero, gli inglesi sì. Gli inglesi hanno ancora questa follia perché evidentemente non hanno ancora aggiornato sostanzialmente il sistema informativo, quindi, perché appunto tra l'altro sappiamo benissimo, perché è una cosa studiatissima, che varia molto anche da regione a regione, cioè la percentuale di 100-100 lode, adesso non voglio parlare male della Puglia, però sappiamo che è doppia per esempio della Lombardia, che ci fa supporre che sostanzialmente forse... Sicuramente i pugliesi sono mediamente più bravi dei lombardi, però lei pugliese immagino, che però diciamo forse i voti sono dati con un pochino più di facilità. Ok, quindi, quindi va bene, discussione sulla valutazione, però quindi diciamo se prendete per buona questa... Il fatto che lo strumento di valutazione comunque ci dice delle cose importanti, questa situazione è abbastanza problematica. L'altra cosa che sta succedendo in Italia, e sta succedendo solo in Italia, purtroppo qui la slide si vede poco, però noi siamo la penultima,
è che l'Italia è il paese, solo uno dei paesi con un maggior divario di... Allora, premessa, le ragazze sono molto meglio dei ragazzi a scuola e all'università, questo penso che a questo punto della vostra vita voi maschietti sia chiaro, studiano di più, sono più bravi a scuola, sono più seri, ricevono voti migliori, eccetera, eccetera. Cioè, questa è una regola, diciamo, quasi universale. C'è solo un'area in cui i ragazzi sono sistematicamente migliori delle ragazze, che è la matematica, matematica e scienza. L'Italia è uno dei paesi dove è più grande la differenza fra, diciamo, nei risultati di matematica fra ragazzi e ragazze. Ma quello che è peggio è che non solo è più grande, ma si sta allargando, che è unico. Cioè, in tutti gli altri paesi si cerca di ridurle, in paesi scandinavi, vedete, addirittura è diventato negativo, cioè le ragazze in matematica tendono a far meglio dei ragazzi. In Italia invece questa cosa si sta allargando, che secondo me è un problema serio. Perché è un problema serio? Perché allora o uno crede che sia un fattore genetico, che quindi le ragazze siano incapaci di capire la matematica, ma mi sembra una stupidaggine, anche perché se così fosse sarebbe uguale in tutto il mondo, e non è. Quindi è chiaro che riflette sostanzialmente due grandi cose. I modelli culturali, per cui la cosa è stata molto studiata, si sa che tipicamente alle ragazze difficilmente si dice fai studi scientifici o fai, anche se magari sono portate, le famiglie tendono a indirizzare le ragazze più verso studi di tipo umanistico o sociale, eccetera, eccetera. L'altra cosa è evidentemente c'è una questione di come si apprende la matematica, che è fatta in maniera che, come dire, spaventa di più le ragazze di quanto spaventi i ragazzi. Quindi è un'area su cui stiamo cominciando a lavorare in molti per capire se c'è una didattica della matematica e delle scienze che potrebbe favorire di più le ragazze. Perché è chiaro che ci sono dei momenti in cui, si sa, le ragazze hanno più difficoltà. Ad esempio, un esempio classico è l'apprendimento delle frazioni. Per qualche motivo le ragazze hanno più difficoltà a capire le frazioni rispetto ai ragazzi. Io ho figlie e figli, quindi ho visto effettivamente così, cioè le mie due femmine hanno sempre avuto più difficoltà rispetto al maschio a imparare a fare alcuni passaggi di matematica. Ciononostante abbiamo, non so, la direttrice del CERN, che è una fisica, una scienziata, che è una donna italiana, per esempio Fabiola Gianotti, abbiamo tantissime scienziate di altissimo livello, però in generale c'è più difficoltà per le ragazze italiane rispetto a quelle di altri paesi a imparare la matematica. E la cosa grave non è solo che dice vabbè è così, però stiamo migliorando, però è che stiamo peggiorando, quindi c'è qualcosa che chiaramente non funziona. Forse in parte anche il fatto che noi abbiamo quasi tutte docenti donne, quindi per qualche motivo si scatenano, diciamo, nella relazione con le studentesse, sono magari più esigenti, più, non lo so. Insomma, non è facile capire perché, però ci sono chiaramente delle cose che non funzionano. Non so, se qualcuno ha qualche idea, è un tema di ricerca molto, secondo me, importante e anche molto attuale, su cui molta gente si sta impegnando, quindi capire da dove nasce questo divario. Poi è chiaro che la testa dei ragazzi, sappiamo, non è fatta esattamente come quella delle ragazze, eccetera, eccetera, quindi bisogna secondare, però pensare che in assoluto le ragazze non siano capaci di capire la matematica, come dire, ci sono ampie prove che non è così, però il come la insegna evidentemente fa differenza, oppure quanto la famiglia spinge, per esempio, per studi di tipo matematica. Quindi questa è un'altra area. L'altro tema, ne abbiamo già parlato, è per esempio la questione della formazione continua, l'apprendimento permanente. Anche qui l'Italia è uno dei paesi, di nuovo rispetto ai paesi scandinavi, in più in ritardo, e quindi sostanzialmente avrebbe, lì c'è da cambiare. Qual è la difficoltà? Che mettete che voi vi laureate, trovate il lavoro, domani andate a lavorare, a quel punto fate un lavoro interessante, poi a un certo punto, non lo so, pensate,
qualche anno fa potevate fare un'agenzia di viaggio, arriva Booking, Expedia, eccetera, eccetera, l'agenzia di viaggio, quindi voi dovete ripensare un nuovo lavoro. Questa è un'esperienza, diciamo, e avete bisogno di prendere un anno per imparare un nuovo lavoro, per dire, oppure per aggiornare quello che sapete fare, magari per imparare una lingua se volete andare a lavorare fuori, eccetera. Il punto è chi paga quell'anno sostanzialmente, perché uno, specialmente se all'inizio della carriera, magari non può rimanere fermo senza lavorare per un anno. Allora, dice, vabbè, dovrebbe essere il sistema di welfare, il sistema sociale, che provvede a coprire, così come sostanzialmente aiuta a fare l'università. Il problema è che oggi come oggi, sapete, non ci sono tanti soldi per finanze pubbliche, non sono in questo stato. Quindi il vero problema è che questo richiede un cambiamento del sistema sociale. Cioè pensare che quello che tipicamente veniva fatto all'inizio, prima di iniziare la vita lavorativa, oggi dovrà essere fatto in diversi momenti, quindi dovrete imparare fino a 70 anni. Però sostanzialmente come funzionano questi periodi di studio in mezzo a una vita? È un problema molto complicato, nessuno ha una soluzione. Cioè l'individuo che deve risparmiare sapendo che poi dovrà investire a un certo punto istituti, e lo Stato che ti aiuta in qualche misura e ti offre delle opportunità come succede nei paesi scandinavi, piuttosto che essere disoccupato ti dice guarda io ti investo questi soldi nella tua formazione, ma è sufficiente, non è sufficiente, quanto costa. Sono problemi molto seri che probabilmente la vostra generazione dovrà in qualche modo affrontare, perché l'unica cosa che sappiamo per certo è che dovrete continuamente aggiornare quello che farete. Quindi, diciamo, anche dopo la laurea non è finita, cari, nel senso che si continuerà a studiare ancora per tutta la vita, ma del resto è così. Cioè, se pensate, appunto, diciamo, l'esempio più classico, sapete che adesso c'è tutta questa grande discussione su quanto il lavoro umano sarà spiazzato sostanzialmente dai robot, dall'intelligenza artificiale. Cioè, è uscito questo studio del 2013 inglese che diceva che 47% dei lavori attuali non esisterà più nell'arco di 20 anni, perché sarà fatto dai robot. Cioè, sappiamo che sostanzialmente alcuni tipi di lavori, tipo amministrativo, eccetera, non vengono più fatti da persone perché sostanzialmente vengono fatti dai computer. Quello che rimane sono i lavori molto difficili, che richiedono creatività, capacità di relazione, eccetera, eccetera. Pensate il grande pubblicitario, il grande designer, il grande medico, eccetera, eccetera, che chiaramente non può essere sostituito da un robot, oppure i lavori, per chi non è formato, di servizio alle persone, le badanti, per esempio, no? Sono tipiche attività su cui finora i robot non sono in grado. Il problema è che le cose stanno cambiando, perché anche molti dei servizi alle persone in futuro saranno fatti da macchine, perché ci sono tutta una serie di attività di assistenza agli anziani che possono essere fatte da macchine intelligenti che imparano, che riconoscono i bisogni dell'anziano, che fanno capacità di riconoscimento vocale, di riconoscimento dell'immagine. Su questo c'è un progresso incredibile, come dire, e quindi, diciamo, perché no, molte cose potranno, non tutto, ma molte cose potranno essere fatte dagli umani. D'altro canto, già oggi, per esempio, un'attività tipica degli studi degli avvocati era la ricerca della giurisprudenza, no? Cioè quando dovete affrontare un caso andate a vedere sostanzialmente tutte le sentenze in quella materia. Quella è una tipica cosa, normalmente c'era, come dire, lo stagista o il giovane praticante che faceva quel tipo di ricerca. È una cosa che ormai tranquillamente si fa con machine learning, per cui sostanzialmente o ricerca semantica, si dice cercami, diciamo, su internet tutte le sentenze che hanno a che fare con, non so, fallimento di una società di telecomunicazioni, per dire, e praticamente, diciamo, sistemi di ricerca intelligente ti leggono, diciamo, tutti i tag importanti e ti danno tutti i precedenti, tutte le sentenze importanti. Quindi è una cosa che una macchina può fare tranquillamente. Quindi una parte del lavoro degli avvocati non esisterà più domani, ad esempio.
adesso non mi voglio terrorizzare, nel senso che si sa l'esperienza è che per ogni lavoro che scompare se ne crea un altro, perché intanto diciamo le macchine vanno programmate, vanno addestrate, ci sono lavori sempre più importanti appunto che richiedono capacità di interazione sociale, per esempio l'insegnante è una cosa che non verrà mai, difficilmente verrà sostituita da un robot, a nessuno piace diciamo avere qualcuno che gli insegna che è una macchina, perché comunque vuoi avere un minimo di interazione, vuoi capire diciamo se stabilisce anche un contatto, cioè c'è un minimo di empatia, se vuoi voler fare una domanda eccetera, però quindi alcune professioni non cambieranno mai. Però il vostro mondo del lavoro sarà sicuramente diverso da come oggi, preparatevi, quindi è chiaro che a quel punto probabilmente bisogna pensare che la scuola e l'università sviluppino delle competenze un po' diverse da quelle attuali, ad esempio favoriscano, per esempio, dicevamo prima, la scuola italiana ti dà molte nozioni, molto studio mnemonico, forse domani serve un po' di meno perché quelle cose sono appunto facilmente sostituibili da un algoritmo, avere magari più capacità di lasciare più libere, più creative le persone, capacità di interagire con le persone eccetera eccetera, sono invece qualità, competenze che probabilmente avranno diciamo più importanza fra 20 anni di quante ne abbiano oggi ancora sul lavoro. Quindi cioè non preoccupatevi, nel senso che il lavoro secondo me non cambierà, però cambieranno i singoli lavori, quindi se dovete pensare a un lavoro interessante, probabilmente dovete puntare a competenze che sono più di carattere sociale, più di creatività, in parte anche manuali. Per esempio l'artista che crea il vaso particolare, magari, perché ovviamente prima che i robot acquisiscano, come dire, la manualità di un umano passerà moltissimo tempo. Cioè, è difficile pensare... stanno facendo le prove, le ho anche viste, dei robot industriali che costruiscono un vaso, vengono delle schifezze, cioè vengono dei vasi banali sostanzialmente, mentre la lavorazione umana su quello è molto più sofisticata. La capacità di riconoscere, per esempio, sapete, un esperimento, un robot, se voi buttate un robot attraversare un semaforo con una folla che arriva, il nostro cervello funziona in maniera pazzesca, nel senso che riconosce diciamo le persone che incontra e quindi scansa, un robot si schianta subito, per esempio, perché non ha la capacità di diciamo di visione laterale che abbiamo noi, però quindi siamo superiori alle macchine su molte cose, però certi tipi di mansioni saranno destinati inevitabilmente a cambiare. Quindi di nuovo tema importante: quali sono le competenze per il domani, quali sono le cose che la scuola e l'università devono dare ai vostri fratelli più piccoli, diciamo, o anche a voi, visto che siete ancora nella fase di studio. Abbiamo parlato di inclusione, che è l'altra area di intervento. Vedete come sostanzialmente oggi prima e seconda generazione siano in ritardo, sia nelle prove di italiano, questi sono i test invalsi, sia nelle prove di matematica. C'è una chiara gerarchia. Le prime generazioni, che sono quelli arrivati dall'estero, diciamo in età scolastica, anche a causa della peggior conoscenza della lingua italiana, sono chiaramente in ritardo molto su italiano, ma anche un po' su matematica. Le seconde generazioni, che sono invece ragazzi cresciuti qui, quindi non hanno problemi linguistici, però evidentemente hanno meno aiuto in casa, eccetera, eccetera, hanno più difficoltà, vedete, vanno in generale peggio dei ragazzi italiani. Quindi la sfida della scuola, visto che ormai i numeri sono importanti, è azzerare sostanzialmente questa differenza ed è una delle aree su cui come ASVIS nei rapporti stiamo lavorando. Quindi è uno degli obiettivi quantificabili che ci siamo dati per rispettare gli obiettivi di sostenibilità. Fatemi domande se ci sono. Allora, peraltro, come faccio di nuovo, ogni tanto mi spiace che le label sono andate un po' col PDF sono andate un po' così. Però vedete che tra l'altro su quello l'Italia, la scuola italiana, non è peggio delle altre scuole. Ci sono altri paesi, a cominciare dalla Francia, dove per esempio i divari fra studenti
francesi e studenti immigrati è molto molto più forte, che è uno dei problemi per cui sapete che la Francia, sono zone, le periferie francesi che sono chiaramente aree di fortissimo disagio sociale, eccetera, eccetera, e quindi è anche legato probabilmente alla cattiva qualità delle scuole nelle periferie francesi. Però questi divari sono abbastanza tipici in tutta Europa. Quindi è area sicuramente su cui bisogna intervenire. L'altra area su cui stiamo lavorando è quella dell'inclusione degli studenti con disabilità. Allora, esistono tre categorie, secondo le definizioni internazionali, di studenti con disabilità. Ci sono i casi, diciamo, più gravi, che sono quelli con certificazione, che hanno diritto, sulla base della legge italiana, all'insegnante di sostegno. Una delle aree su cui la scuola italiana è più avanti degli altri sistemi scolastici è l'inclusione dei disabili, perché mentre sostanzialmente nei paesi, in molti paesi europei, chi è disabile fa scuole speciali o classi speciali, cioè sono, pensate che in Germania ci sono 16 tipi di scuole sulla base del tipo di disabilità che avete, quindi non so, i down fanno un certo tipo di scuola, i ragazzi con disturbi dello spettro autistico altri tipi di scuola, eccetera, eccetera. I tedeschi hanno ogni tanto un po' questa tendenza a segregare le persone, diciamo, con esiti fausti, diciamo, nella storia. Da noi invece l'idea è che i ragazzi con disabilità, indipendentemente dalla disabilità, devono stare in classe con gli altri, e questo è un doppio vantaggio, lo è per i ragazzi con disabilità, perché a quel punto, come dire, si creano una vita normale, hanno scambi con compagni normali, e d'altro canto chi non è disabile si abitua a convivere con persone, con ragazzi down, autistici, tetraplegici, eccetera, eccetera. Quindi insomma, abbastanza tutti i ragazzi italiani che sono passati dalla scuola hanno spesso incontrato ragazzi, cioè compagni con disabilità, e quindi è diventata una caratteristica normale della vita quotidiana. Poi le cose non funzionano purtroppo come dovrebbero, però quelle sono le disabilità più gravi. Poi ci sono i disturbi dell'apprendimento, che è un'altra categoria. Dicevo, la scuola italiana è stata la prima a inserire i ragazzi con disabilità dentro le classi, però per evitare ovviamente che ne risentisse gli apprendimenti di chi non era disabile, i ragazzi con disabilità hanno diritto ad avere un insegnante di sostegno, cioè una persona che si prende sostanzialmente cura e aiuta la persona con disabilità. Sono tanti, oggi ci sono diciamo più di 200.000 ragazzi con disabilità certificata nella scuola italiana, e ci sono più di 100.000 insegnanti, quindi praticamente il rapporto è 1-2. Vuol dire, un insegnante, normalmente un insegnante si distribuisce su due ragazzi, quindi capite, è un grosso sforzo che la collettività fa, perché praticamente dà quasi un insegnante a testa a un ragazzo con disabilità. Ci sono poi un'altra categoria, che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, dislessici, discalculici, disgrafici, che sono le persone che hanno magari difficoltà a scrivere, a leggere, hanno bisogno sostanzialmente, non hanno bisogno di insegnanti di sostegno, hanno bisogno magari di scrivere al computer perché non riescono a scrivere, che è un disturbo, appunto, sono molti, nel senso che di fatto piccole forme di dislessia o disgrafia le abbiamo tutti, cioè io per esempio ho due lettere che scrivo che non riesco quasi a scrivere, per esempio, è una cosa assolutamente normale. I casi, diciamo, adesso si riconoscono molto prima, un tempo si diceva semplicemente sei un somaro, non sai scrivere, oppure non sai fare quel tipo di calcolo, adesso si è capito che in realtà è un problema di funzionamento del nostro cervello, che quindi ha, diciamo, qualche passaggio che gli riesce un pochino più difficile, però diciamo comunque sono tanti. E poi ci sono situazioni temporanee, magari appunto ragazzi immigrati che hanno difficoltà con l'italiano, oppure situazioni familiari, magari il divorzio dei genitori, eccetera, eccetera, che creano delle cose, diciamo, degli svantaggi spesso temporanei,
sono soprattutto gli stranieri, quindi diciamo, complessivamente, come vedete, superiamo per 1 milione di su quasi 9 di ragazzi che hanno qualche forma di disabilità. Vi dicevo, l'Italia è l'unica dove sostanzialmente tutti, l'unica piccola, ci sono ancora le scuole per i ciechi, ma anche queste sono non vedenti, sono ancora superate, dove quasi tutti frequentano le classi normali. In realtà le cose poi non funzionano come dovrebbero, perché è vero che frequentano le classi normali, ma diciamo nei casi più gravi magari l'insegnante di sostegno non li tiene in classe, li porta fuori, eccetera, eccetera, quindi diciamo la cosa non funziona proprio come dovrebbe. Però vedete, per esempio in Germania una percentuale minima, come vi dicevo, sono quasi tutti in classi speciali o in scuole speciali. Questo, secondo me, è una cosa che non funziona, nel senso che appunto è segregante, cioè fare un po' le classi ghetto con i ragazzi con disabilità. Quindi, diciamo, uno degli obiettivi dichiarati, per esempio, è eliminare negli obiettivi di sostenibilità quello che stiamo facendo, cioè eliminare le differenze, disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti, che significa anche a chi ha diciamo, una qualche forma di handicap dal punto di vista dell'apprendimento. E come vedete, appunto, vi dicevo, sostanzialmente sia il numero di docenti di sostegno che gli alunni di disabilità sono tanti, diciamo, sono proprio tanti, infatti diciamo, costano sostanzialmente su più di 4 miliardi alla scuola italiana gli insegnanti di sostegno. Infatti ogni tanto qualcuno si domanda se come dire, sono 4 miliardi, sono tanti, diciamo, quasi il 10% del budget del Ministero dell'Istruzione, quindi se ci sono modi diversi per sostanzialmente sono comunque 4 miliardi che non vanno per esempio nell'edilizia scolastica e in altre cose, se ha un senso, non lo so. Voi che ne pensate? Cioè, ritenete che diciamo, questa grande attenzione che la scuola italiana dedica, anche sulla base della vostra esperienza, sia giusta, sia sbagliata? Le cose si potrebbero fare meglio? Se qualcuno ha avuto esperienza di compagni con forme di disabilità, eccetera. Molti quelli di sostegno, si dice? Sicuro, perché ad esempio mia madre, senza abilitazione, per 2 anni è stata in una scuola pubblica in questo modo. Non sì. È certo una cosa semplice. No, infatti. Senza avere questa preparazione può essere non solo complicato per l'insegnante, ma anche per questi ragazzi, magari apprendere, perché hanno delle metodologie diverse rispetto certo. A noi. Corretto. Fatta la giusta preparazione non si possono conoscere. Certo. Perciò appunto magari dei corsi di specializzazione per chi entra. Sì, in realtà lei ha ragione, assolutamente ragione, nel senso che c'è ancora più del 30% di insegnanti di sostegno che non hanno ricevuto una preparazione specifica. È una cosa che sta cambiando, però forse sta cambiando troppo lentamente. Adesso diciamo ci sono le riforme che chiedono che chi va a fare l'insegnante di sostegno in un certo senso abbia una preparazione molto dedicata, però ha ragione, perché è una preparazione soprattutto di natura didattica, no? Cioè idealmente secondo me tutti gli insegnanti dovrebbero sapere cosa fare quando si trovano un ragazzo o una ragazza con disabilità in classe, e ha anche ragione lei quando dice che poi in realtà l'apprendimento è individuale per tutti, cioè come dire, non è solo per i ragazzi con disabilità, ognuno di voi ha forme di apprendimento, però è chiaro che è difficile pensare che ognuno di voi abbia un insegnante dedicato, quindi la scelta è stata fatta di concentrarli diciamo, sui ragazzi con disabilità che hanno bisogno di maggior aiuto rispetto a quelli normodotati. Però che ci voglia una preparazione specifica, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con lei, infatti è uno dei problemi. Il problema è che i numeri sono molto cresciuti
e diciamo gli insegnanti preparati specificamente non erano abbastanza, e quindi si è affidato spesso il sostegno magari a persone che in quel momento erano disponibili a farlo, se la sentivano di farlo, magari insegnanti esperti oppure magari insegnanti diciamo che non avevano un'assegnazione specifica, eccetera. È vero. C'era qualche altra domanda? Non la sei proprio per lei? No, io ho fatto uno studio e purtroppo, cioè, mentre le intenzioni diciamo sono le migliori con i centri di sostegno, la realtà in realtà in molti casi è quella che racconta lei, cioè sostanzialmente l'insegnante di sostegno è dedicato al ragazzo disabile, diciamola molto brutalmente, perché non disturbi il resto della classe quando, quando il professore spiega e magari lo porta in giro, eccetera, eccetera. Porta fuori dall'aula, eccetera, però capite che in quel diciamo da quel punto di vista tutto il tentativo di inclusione viene meno. Cioè, come dire, perché non hai. E devo dire, noi abbiamo fatto, per esempio, provincia di Trento, un'analisi, effettivamente i ragazzi con. Abbiamo provato casi diversi, cioè casi con gli insegnanti di sostegno e casi in cui invece gli insegnanti normali erano stati specificamente formati tutti per insegnare a ragazzi con disabilità. E evidentemente nel secondo caso le cose funzionano meglio, perché anche i ragazzi sono più integrati nella classe, perché un tipico problema per esempio dei ragazzi con disabilità, esistono questi strumenti sociologici, si chiamano sociogramma di Moreno, che studiano per esempio quanti tipi di relazione ciascuno di voi ha con tutti i suoi compagni, cioè quante volte uno parla, diciamo l'intensità per esempio le volte con cui parla con un compagno, eccetera eccetera, per capire quali sono sostanzialmente il grado di inclusione di ciascun individuo nella comunità. Chiaramente i ragazzi con disabilità sono molto spesso esclusi, non vengono invitati alle feste di compleanno, eccetera, insomma vengono tenuti un po' fuori dal, quindi purtroppo è una, cioè come dicevo, sulla carta il sistema italiano sembra ben congegnato, nella pratica le cose funzionano molto meno bene da quel punto di vista, quindi secondo me andrebbe riformato, però la strada per riformarlo è, come dire, coinvolgere gli insegnanti normali molto di più. Ma potrebbe essere in qualche senso anche controproducente magari inserire un ragazzo con disabilità all'interno di una classe proprio dal punto di vista sociale e di integrazione, perché magari in una classe che non è educata ad accettare sì, è complicato, però cioè la risposta ovvia al suo problema è che diciamo i compagni di classe vengano, cioè che gli insegnanti spieghino ai compagni di classe che non devono escludere la persona perché è disabile, quello diciamo un paese civile come siamo noi non è sbagliato. Perché viene meno spontaneità? Perché se lei avesse compagna. Però nel senso. No, che ci sia un problema di apprendimento l'abbiamo detto, però giustamente diceva il suo collega, uno vorrebbe avere degli insegnanti specializzati che lo aiutano, perché è chiaro che tipicamente il ragazzo con disabilità
Tra l'altro c'è molto più incidenza fra i maschi che fra le femmine, vedo questa notizia, e diciamo la fascia d'età di disabilità è soprattutto la scuola media, dove ce ne sono di più, però. Come anche il ragazzo disabile magari non si sente completamente a suo agio, non soltanto perché viene escluso, ma anche perché si sente diverso magari. E però qual è l'alternativa? Cioè mette tutti i disabili alla tedesca, diciamo. Non lo so. No, è sicuramente... Sì, il problema è sicuramente, ma tutto quello che riguarda la scuola va oltre la scuola, per quella nostra società. Capisco, cioè magari è più efficace nel senso che dal punto di vista dell'insegnamento, però non lo so. Aspettate, no, sentite, ascoltate. No, lasciate parlare lui la parola, dai. Dai, dai. No, magari parlare alle classi, non solo a quelle che magari poi attraversano, cioè fanno questa esperienza, ma a tutte quante attività parallele a quelle, diciamo, molto semplicemente di insegnamento delle. Cioè, ad esempio, probabilmente è un'ottica che funziona di più nel caso di liceo quando si è più grandi e tutto quanto, però fare attività di volontariato, andare a vedere realtà diverse all'interno dell'idea scuola potrebbe aiutare a far crescere il livello di fondamentale. Certo, questo è... Smettete, no, fare la discussione con voi due. No, l'idea è molto buona, nel senso che si chiama service learning, cioè proprio una tipologia di insegnamento. Non ho inventato niente. No, nessuno inventa nulla, diciamo. Service learning che è una cosa molto studiata ed è importante perché abitua sostanzialmente parte dell'apprendimento a scuola e anche fare servizi, diciamo, nei confronti della collettività. Però attenzione, è una cosa diversa, perché un conto è se, ad esempio, il tipico coso, voi aiutate ragazzini più giovani dei vostri a studiare, per esempio questa è una tipica attività di serving learners, quelli dell'ultimo anno aiutano i primini a studiare, perché comunque il rapporto che si instaura fra uno un po' più grande e uno un po' più giovane è diverso che il rapporto fra studente e professore, eccetera. Quelle cose tipicamente funzionano bene, però è diverso dal fatto di avere un coetaneo, che quella non è da un certo punto di vista un'attività di volontariato, il fatto di accettare una persona disabile, quindi su qualche aspetto apparentemente un po' diversa da noi, no? Cioè dovrebbe essere una cosa per noi naturale, siamo società molto complicate in cui, diciamo, ognuno di noi è fatto in maniera sua, diversa, nel senso che, come dire, così come si accetta il fatto che un compagno sia juventino, io sono del Toro, sostanzialmente dovrebbe essere una cosa assolutamente naturale, quindi non dovrebbe neanche essere, come dire, service learning è un'ottima cosa, sta funzionando. Sì. No, conosco bene, cioè, lavoriamo molto per carità. Creare un parallelo, non lo so se... No, secondo me ha ragione, ma sono due cose diverse, cioè dovrebbe essere una parte dell'attività di ogni studente quella di fare attività di servizio, per esempio, questa è una cosa tipica della scuola anglosassone, cioè normale che tu parte della tua giornata deve essere impegnato in attività, diciamo, di volontariato di servizio quando sei a scuola. Come per esempio aiutare i più giovani a fare i compiti, eccetera, eccetera, organizzare le squadre di calcio, voglio dire, queste cose qua, no? Oppure anche cose tipo Caritas, se dice, eccetera. Però è un po' diverso dall'accettazione, che era il tema che stavamo discutendo con la signorina, cioè è meglio che le persone con disabilità stiano tutte, diciamo, insieme o è meglio che stiano, diciamo, con i loro coetanei
diciamo, senza disabilità sostanzialmente. Cioè, quella è una scelta, come diceva, che va ben oltre, diciamo, la scuola, è una scelta della società. Cioè, cosa vogliamo fare? Cioè, devono essere un pochino segregate, oppure, e idem se volete gli immigrati, cioè una cosa di cui si è spesso discussa, chiaramente poi i fenomeni sociali cercano di organizzarsi, quindi ci sono delle scuole anche a Roma dove c'è una forte predominanza per esempio di studenti stranieri, e a quel punto gli italiani ci vanno meno volentieri, questo è un fenomeno tipico per esempio degli Stati Uniti. Allora, è giusto o non è giusto? Secondo me non è tanto giusto. Cioè, idealmente uno vorrebbe una società che accoglie, no? Però questo poi diventa, no, questione di perché sappia, perché ve lo dico, al di là delle, diciamo, di quello che ognuno di noi pensa, perché si sa, questo è stato studiato, che diciamo, ambienti più eterogenei, meno omogenei, portano anche a risultati scolastici migliori. Cioè, se voi avete, questo vale soprattutto per le medie, un ambiente in cui, diciamo, ci sono studenti che vengono da diversi ambienti sociali con caratteristiche diverse, eccetera, siccome si impara dai docenti, ma si impara anche molto dai compagni di classe, come sapete, diciamo, più è ricca sostanzialmente la popolazione, la tipologia della classe, più è facile confrontarsi, imparare, ad avere esperienze. Quando funziona? Quando non funziona, in realtà invece si creano fenomeni di gruppo, addirittura il bullismo, eccetera, eccetera. Non è facile, le società sono complicate. No, no, ma nessuno dice che deve far finta che non ci sia. Il problema è come metterli in un ambiente dove loro si sentono troppo diversi, cioè da una parte li rende ancora più vulnerabili piuttosto che magari trovarsi in un ambiente appunto più specialistico. Non mi ha convinto tanto, nel senso che anche perché appunto ci sono proprio risultati scientifici che ti dicono che appunto mischiando le cose funzionano meglio. È proprio un modo come se avessero proprio diverse le disposizioni. Allora, sì e no, nel senso che ci sono ovviamente casi molto gravi, ragazzi autistici, dove lì il problema non è neanche studiare, cioè il problema è assicurarsi proprio un'autonomia di cosiddetta autonomia di funzionamento. Non so se voi avete appunto, lei che ha avuto una down, ci sono dei down che sono perfettamente in grado di apprendere, per esempio, diciamo come una persona normale. Ci sono alcuni casi di autismo notoriamente, adesso qualcuno di voi per esempio conosce la sindrome di Asperger, che sono per esempio dei geni matematici, cioè i grandi geni matematici in molti casi sono autistici, quindi esistono, per esempio nel sistema inglese c'è il grading, cioè vuol dire che, non so, lei è praticamente brava di matematica, cioè ci sono dei sistemi dove le classi non sono fatte sulla base dell'età, sono fatte sulla base dei livelli. Non le piace. Neanch'io tanto, devo dire, sono d'accordo con lei, però
Sì, è anche vero che obiettivamente, proprio perché, per esempio, sulla matematica prendo da... cioè, secondo me arrivare a un certo punto, è complicato, però arrivare a un certo punto dando le possibilità di scelta, per esempio, a me interessa la matematica, quindi magari poter fare magari un livello di matematica più elevato, oppure a me interessa la letteratura, fare un approfondimento di letteratura, e quindi a quel punto diventa tipo materia opzionale, secondo me non sarebbe sbagliato, tutti devono avere... Certo. Però diciamo che... Sono donne, sono, vanno in militare. Ne è convinta? Secondo me grandi vincoli ormai, diciamo, soprattutto sull'apprendimento legato alla natura, non, cioè no, appunto dovremmo tornare. Un tempo, per esempio, le scuole erano segregati i ragazzi dalle ragazze. Vogliamo tornare lì, no? Questo di fatto è quello che succede. È impossibile, eh? No, no, l'integrazione accetta le diversità, cioè tratta tutte le diversità nella stessa maniera. Non è sicuro? Secondo me no, nel senso che preferisce stare... Cioè, le medie ancora non vai a prendere l'aperitivo. Una cosa, nel senso che, ne so, capita, vabbè, adesso non è proprio esempio perfetto, però capita, che ne so, il compleanno, vabbè, non c'entra niente questo con la scuola, però per esempio capita il compleanno, cioè che fai tu alle medie, non le mi, cioè come fai a non mi dare, cioè, mi tutta la classe mi pure. No, questo è un ottimo esempio, perché è la tipica cosa che noi osserviamo, per esempio, per giudicare l'integrazione. Alle medie si invitava tutta, almeno io si invitava tutta la classe, vabbè, è normale che magari sta quello, c'era quello antipatico, non lo voleva invitare, ma quella è un'altra cosa, cioè, però da quel punto di vista, cioè, nel senso, non è difficile invitare, cioè, nel senso, dal punto di vista di integrazione, non è difficile invitare un tuo compagno disabile Ma se uno è pure essere gentile, invitarlo, ma sicuramente lui si sentirà sempre diverso, perché comunque ha delle... Sì, ma se tu lo Beh, metti ma così... faccia, però prendiamo, fermatevi lì, facciamo questo esempio, poi, cioè, poi chiudiamo anche perché non lo risolveremo oggi il problema. Lui sta meglio, cioè il compagno disabile, secondo lei si sente peggio a non essere invitato rispetto o a essere invitato? No, però un esempio perfetto di integrazione, quello. Festa di compleanno è l'esempio classico alle medie. Diverso Sì, ma quello rispetto al resto basta, della non serve classe. a... Cioè, No, no, serve lui che... si sentirà sempre diverso in maniera... Sì, però,
prosegua il ragionamento, perché lei prima mi faceva il ragionamento, forse starebbe meglio coi suoi simili, diciamo. Ma perché? No, no, ma nessuno, come dire, nega la diversità, il problema è che bisogna accettare la diversità. No, ma noi siamo tutti diversi, lei è diversa da me, è diversa dalla sua vicina. Cioè, quel... Però nel senso non mettere... Io non vado d'accordo con gli juventini, cioè voglio dire, non è normale. Non segregare, secondo me. È molto vicino a segregare. Ma non è che la scuola poi è tipo... Famiglie vogliono comunque l'integrazione e l'inclusione, questo è chiaro, nel senso ho parlato varie volte, c'è cioè nessuno, ma... No, lo sta segregando. No, vabbè, d'accordo. Comunque avete capito che, un attimo, chiudiamo i temi di... Oh, lasciatemi chiudere, poi continuate la discussione all'aperitivo, appunto. All'aperitivo continuate la discussione. Però capite che i temi degli obiettivi di sostenibilità... Oh, silenzio. I temi... Cioè le questioni sollevate, gli obiettivi di sostenibilità, quindi non sono, non sono solo, diciamo, dei numeri, dei concetti astratti, dei numeri, eccetera. Toccano sostanzialmente cose importanti della vita. Oggi abbiamo parlato di istruzione, di scuola, di università. Però sono cose che ci toccano proprio quotidianamente, quindi diciamo... Il senso, credo, della discussione di oggi, ma anche di cui vi ringrazio, ma anche di tutta questa parte del corso, è capire come sostanzialmente diciamo, perseguire gli obiettivi di sostenibilità sia sostanzialmente dare, se volete, una costruzione diversa nella nostra società, su cui possiamo, come dire, si deve discutere, nel senso possiamo non essere tutti allineati d'accordo, come abbiamo appena sentito, però, però è importante, quindi sono, come dire, proprio in un certo senso... il tessuto, il fondamento della nostra vita insieme, diciamo, da quel punto. Quindi, cominciando ovviamente dal tema di oggi, che è la scuola. Vi ringrazio, è stato molto interessante. Poi adesso continuiamo a discutere.